Buongiorno, se vi accomodate, vi chiedo anche la cortesia magari di chiudere la porta. Cominciamo la commissione. È una commissione congiunta, la prima e la seconda. L'argomento è un'audizione alla presenza dell'assessore al turismo, al commercio Andrea Cossini, presidente di APT Servizi Liviana Zanetti e del direttore Burioni Emanuele. L'argomento è trattare le funzioni dell'APT, quindi analizzare il lavoro fatto da APT e affrontare anche una serie di cose, sia il programma comunque portato avanti, ma anche elementi che sono stati oggetto comunque di attenzione e di indagini in questi ultimi periodi. L'audizione, la commissione è in streaming, quindi è un elemento che deve essere tenuto in considerazione, anche perché possono esserci dati legati alla privacy, elementi comunque sensibili, e quindi ovviamente ogni consigliere poi è responsabile, quindi credo che porrà la giusta attenzione rispetto a questo elemento. È un momento importante anche perché APT è il braccio operativo della nostra regione, dell'assessorato al turismo. Il turismo è un settore economico importante e strategico per questa regione, quindi il ruolo, il lavoro e le strategie portate avanti da APT rappresentano un elemento di grande importanza, di grande valore per la nostra economia e per la nostra regione. Tra l'altro, i dati a consuntivo del 2015 sul turismo sono dati positivi che ci danno soddisfazione. Credo che sarà anche questo una parte comunque degli elementi, delle argomentazioni comunque che oggi proveremo a trattare e a condividere. Quindi, se siete d'accordo, io darei subito la parola all'assessore. Abbiamo appunto i tre ospiti che ho citato prima, quindi impostiamo e organizziamo il nostro lavoro di commissione con le tre relazioni comunicazioni e poi dopo apriamo il dibattito fra i consiglieri. Assessore. Sì, grazie Presidente. Dunque, naturalmente mi prenderò qualche minuto perché credo che sia importante contestualizzare la discussione di questa mattina rispetto, diciamo, alle vicende che hanno interessato in queste ultime settimane APT Servizi, in una cornice più generale legata appunto all'attività e alla funzione strategica di APT Servizi per lo sviluppo turistico di questa regione. Parto facendo brevemente una cronistoria, ma davvero molto sintetica, partendo dal 9 agosto, il 9 agosto giorno cui un quotidiano locale, un quotidiano bolognese, come tutti sapete, ha riportato il fatto legato appunto all'ex capo ufficio stampa della APT Servizi. Noi immediatamente, appena questo quotidiano bolognese ha riportato appunto i contenuti di una conversazione che sarebbe avvenuta appunto a Cesenatico fra l'ex capo ufficio stampa di APT Servizi e alcuni giornalisti, abbiamo immediatamente e formalmente chiesto all'APT Servizi di chiarire il fatto, di avviare immediatamente un audit e una indagine interna per appurare, diciamo, l'accaduto e per approfondire eventualmente l'insorgere di altri casi simili a quello denunciato dal quotidiano bolognese. E abbiamo chiesto anche un'altra cosa, naturalmente, da APT, che dopo gli approfondimenti, dopo la conclusione dell'indagine interna, poi su questo naturalmente ci diranno meglio i vertici di APT Servizi, venissero presi nei confronti del dipendente di APT Servizi i provvedimenti disciplinari ovviamente rapportati
alla gravità o meno dei fatti riscontrati. Questo è avvenuto nello stesso giorno in cui il quotidiano bolognese ha riportato appunto il caso che vi ho citato e che tutti conoscete. Nella stessa giornata il dipendente di APT Servizi si è immediatamente dimesso dal ruolo importante che svolgeva e che ha svolto per 18 anni, credo, all'interno dell'azienda di promozione turistica della Regione. Si è immediatamente dimesso da capo ufficio stampa e responsabile della comunicazione, e il giorno 10, cioè il giorno dopo, APT Servizi ha prontamente avviato l'indagine interna chiesta dalla Regione Emilia-Romagna, ma prevista naturalmente anche nei regolamenti interni e gestionali dell'azienda. Dico questo perché ritengo che sia importante fare naturalmente una discussione, un'analisi rispetto al caso che, ripeto, interessa un dipendente. Dal ruolo di APT Servizi e all'interno del ruolo di APT Servizi, della funzione strategica, della funzione importante che nelle progettualità di APT assumono gli educational tour, che sono oggi oggetto, diciamo, della discussione, sono messi in discussione da qualcuno. Noi riteniamo che non solo la funzione di APT sia una funzione, ripeto, strategica, che ha dato in questi anni risultati importanti. Il turismo nella nostra regione è un asset strategico fondamentale, lo è stato nel corso degli anni, e non è un caso che l'Emilia-Romagna sia la seconda regione italiana per numero di presenze turistiche. Lo dobbiamo anche al lavoro dell'azienda di promozione turistica, soprattutto, io dico, al lavoro dell'azienda di promozione turistica. Lo è stato in passato, lo è oggi e lo sarà in futuro. A dimostrazione, diciamo, di come il lavoro di APT, poi entreremo nel merito naturalmente, abbia prodotto risultati importanti in termini di aumenti dei flussi turistici, che sono naturalmente legati a una serie di fattori, a una serie di progettualità, a una serie di azioni di carattere promo commerciale, fra cui gli education hanno un ruolo essenziale. Devo ricominciare? No, si deve sedere. Ah. Cioè, forse mi ricordavo quello che avevo detto, però non mi veniva allo stesso modo. Ecco, dicevo, a dimostrazione del lavoro importante svolto da APT Servizi e della crescita dei flussi turistici, ci sono i numeri. Il turismo è una industria, lo abbiamo detto, lo abbiamo ribadito, un'industria nazionale e un'industria anche regionale. E quindi i numeri sono degli indicatori fondamentali per misurare la crescita di un comparto economico e produttivo. Dopo alcuni anni di stagnazione, dopo alcuni anni di lievissima crescita, purtroppo pochi, soprattutto dopo diversi anni di stagnazione, nel 2015 abbiamo fatto registrare in questa regione oltre 46 milioni di presenze turistiche. Poi naturalmente non sto a raccontarvi e a dirvi i numeri dell'indotto economico, dei fatturati, del numero degli addetti, perché altrimenti naturalmente occuperei un po' troppo spazio. Nel 2016 il trend di crescita, e non era scontato perché già il 2015, anno di Expo, era stato un anno particolarmente fertile dal punto di vista dell'aumento delle presenze. E quindi non era scontato, partendo da una base di partenza già molto alta, crescere ulteriormente. Ora naturalmente i dati del 2016 non sono ancora chiusi, dato che il 2016 non è ancora finito. Però possiamo già oggi affermare che questa crescita sostenuta del 2015 sarà accompagnata da una crescita ulteriore nel 2016. Già i dati di agosto denotano un più 3% di presenze,
che partendo diciamo da 46 milioni e mezzo significa diciamo molto in termini anche di valori assoluti. E quindi questi sono i numeri, diciamo, dell'industria turistica, questi sono è il frutto del lavoro importante svolto da APT Servizi, delle strategie messe in campo da APT Servizi, fra cui appunto il ruolo importante e decisivo degli educational tour. Guardate, gli educational tour non sono degli inviti ai giornalisti. Gli educational tour sono dei progetti di comunicazione e di promozione che sono sanciti come strumenti legittimi, anzi auspicabili, da parte dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, cioè dall'ONU, che oltre a regolamentarli, diciamo, dal punto di vista del codice etico, auspicano che i Paesi membri e quindi naturalmente anche gli enti territoriali adottino per riposizionare o per posizionare o per aggredire alcune criticità lo strumento dell'educational tour rispetto ai prodotti e alle destinazioni turistiche. È evidente che negli anni in cui abbiamo la necessità, rispetto ad alcune criticità, di accentuare il livello di comunicazione e di attenzione su un determinato prodotto e su una determinata destinazione, anche la progettualità rispetto agli educational tour assume un rilievo più importante rispetto invece a situazioni più, diciamo, normali, dove c'è magari meno necessità, diciamo così, di operare una serie di azioni dal punto di vista della comunicazione. Faccio qualche esempio. Come sapete, il mercato tedesco per la nostra regione, in particolare per la costa, è il primo mercato internazionale, storicamente il primo mercato internazionale. Noi veniamo da anni in cui pre-mucillaggi ne avevamo circa 6 milioni, mi pare, di presenze tedesche. L'anno della mucillaggine è stato un anno che ha segnato purtroppo uno spartiacque drammatico da questo punto di vista. Nel 2016, raccogliendo il frutto di un lavoro che ha visto negli educational tour con la stampa tedesca una delle punte di eccellenza, per provare a contrastare gli effetti disastrosi delle mucillaggini del 90, che hanno generato appunto un dimezzamento, anzi un più che dimezzamento del mercato tedesco. Noi abbiamo lavorato soprattutto sulla comunicazione, sull'educational tour, per riposizionare il mercato, in quel mercato, il prodotto turistico balneare che era stato pesantemente colpito dalla mucillaggine. Faccio anche un esempio recente. Se vi ricordate, quest'estate, anzi poco prima dell'estate, la Bild Zeitung, che è il principale quotidiano tedesco, che diciamo non ha una particolare simpatia per l'Italia e neanche per l'Emilia Romagna, ha in prima pagina, o comunque in una delle pagine, diciamo, centrali del quotidiano, ha fatto riferimento in maniera esplicita al rischio terrorismo sulle spiagge italiane di presunti terroristi dell'ISIS travestiti da venditori ambulanti, senza nessun fondamento naturalmente, notizia priva di qualsiasi fondamento, che ha generato un danno enorme che noi abbiamo provato a contrastare attraverso la comunicazione e attraverso i rapporti con la stampa tedesca, per riposizionare e per dare corretta informazione rispetto a queste notizie. Quindi gli educational sono uno strumento fondamentale che noi soprattutto nell'anno di Expo abbiamo utilizzato in maniera importante. Il 2015 è stato da questo punto di vista un anno che credo potrà generare benefici importanti nei prossimi anni, cioè il lavoro fatto nel 2015 con la stampa specializzata internazionale che è stata ospite della nostra regione, non per fare delle vacanze,
è stata ospite della nostra regione e i nostri responsabili hanno accompagnato diversi giornalisti internazionali a visitare le grandi eccellenze della nostra regione. Noi stiamo parlando di un'attività che costa alla regione, quella degli education negli ultimi 3 anni, se non sbaglio, poco più di 800.000 euro in 3 anni. I numeri rispetto al rapporto costi-benefici di questa attività ce li dirà poi il direttore di APT Servizi. Negli ultimi 3 anni abbiamo ospitato e accompagnato nella nostra regione per fare attività di public relation, press tour, educational tour, per promuovere i nostri prodotti e le nostre eccellenze, dalla Motor Valley alla Food Valley alla Wellness Valley, oltre 500 giornalisti internazionali. Fra l'altro di questi 840.000 euro, solo, fra virgolette, 80.000 euro sono destinati ad attività di educational per il mercato italiano, quindi prevalentemente, in grande prevalenza, questa attività si svolge per aggredire, per comunicare, per promuovere sui mercati internazionali, e lo facciamo non calando dall'alto queste iniziative, ma all'interno di una progettualità che vede protagonisti i territori e quindi i comuni della nostra regione, i comuni turistici naturalmente, le associazioni di categoria, i consorzi degli albergatori, cioè la filiera turistica regionale, quella che è stata costruita con anni di fatiche in questa regione dopo l'approvazione della legge 7, che si è rafforzata, che oggi ha bisogno di una nuova spinta, che speriamo di dargli con la legge 4, dove l'APT, a dimostrazione di come per noi l'APT sia strategica e fondamentale come strumento per lo sviluppo delle politiche di promo commercializzazione, assumerà un ruolo ancora più rilevante di coordinamento delle politiche di promozione di carattere regionale. È vero che abbiamo accompagnato in questi educational giornalisti internazionali a bordo di una Ferrari o giornaliste russe nei centri termali dell'Emilia-Romagna? Sì, è vero, perché se vogliamo, per promuovere la Wellness Valley, che è uno dei 3 cluster della Via Emilia, la Wellness Valley è anche circuito termale, non solo, noi abbiamo fatto e stiamo facendo anche in questi giorni, fra l'altro, degli educational tour, in quel caso quello riportato dalla stampa, cure di bellezza, eccetera, un educational tour, credo, per 6 giornaliste russe che scrivono su riviste di lifestyle russo, per aggredire quel mercato, per posizionare su quel mercato quel prodotto. Certamente abbiamo accompagnato queste giornaliste russe in alcuni centri termali della nostra regione, facendogli anche toccare con mano l'eccellenza e la qualità dei servizi. Per promuovere la Motor Valley, è vero che avete accompagnato 1 o 2 giornalisti non in giro per le strade della Romagna con la Ferrari, ma dentro un autodromo? Certo che è vero, perché gli abbiamo fatto fare dei test drive, perché questi giornalisti devono promuovere la Motor Valley. Queste sono le attività, diciamo, di APT Servizi. Rispetto, sono tante altre ovviamente, ma rispetto al tema degli educational. Ecco, io credo che, se possibile, naturalmente noi dovremo provare a fare una discussione di questo tipo, naturalmente l'ho detto in premessa e lo ribadisco anche oggi, ecco, davanti alla Presidente di APT Servizi e al Direttore, che ringrazio, perché prontamente, in maniera molto cosciente, non avevo dubbi, ma ne ho avuto ulteriore conferma, hanno affrontato questo problema che si è generato all'interno dell'azienda con grande senso di responsabilità, con grande prontezza,
e con grande competenza. E nel giro, ripeto, di qualche giorno, sicuramente entro il mese di settembre, e quindi dopo poco più di un mese, diciamo, dalla denuncia del fatto, si conclude non solo l'indagine interna, ma il CDA, questo ci tengo a sottolinearlo perché il provvedimento disciplinare è naturalmente un compito del CDA dell'azienda, prenderà le opportune decisioni rispetto ai presunti illeciti che saranno o che sono stati, diciamo, accertati dall'indagine interna. Ecco, io per il momento mi fermo, poi naturalmente mi riserverò di intervenire se del caso durante il dibattito. Grazie Assessore. Allora la parola alla Presidente di APT, Liviana Zanetti. Buongiorno a tutti. Grazie a voi per l'opportunità di questo dialogo su APT, anche se è avvenuto per un episodio sgradevole, ma ci permette anche, ringrazio anche l'assessore, di presentare le attività che l'azienda APT Servizi esprime dal 98 e attua in attuazione appunto delle volontà politiche della Regione Emilia-Romagna in ambito turistico. Ecco, come ha concluso, parto dalla conclusione che ha fatto l'assessore Corsini, poiché dopo l'episodio che è avvenuto sulla stampa il 9 di agosto, è arrivata da parte appunto dell'assessore Corsini e quindi della Regione Emilia-Romagna la richiesta di avviare un'accurata e approfondita indagine interna, ovviamente per adottare nei confronti del dipendente i provvedimenti disciplinari del caso. Condivido con voi anche la mattina del 9, poiché in quel momento il 9 eravamo in ufficio e il dipendente appena appreso e letto i giornali ha immediatamente dato le dimissioni da capo ufficio stampa e responsabile della comunicazione, e in quel momento il direttore, nella giornata del 9, il direttore ha mandato una raccomandata al dipendente chiedendo spiegazioni sull'accaduto, come da termini di legge, ed è arrivata la risposta nel giorno 18 agosto. In questa risposta il dipendente rispondeva di non avere contravvenuto alle norme e di avere regolarmente svolto il proprio incarico. Come ha detto l'assessore, immediatamente APT Servizi ha attraverso il suo CDA deciso e avviato un procedimento interno che si concluderà fra pochi giorni. Al termine ci sarà attraverso il CDA la decisione di sanzione in funzione dei rapporti che sono dati dal procedimento interno che è in corso. Però credo che in questo contesto, questo episodio, sia anche l'occasione per socializzare insieme l'azienda come si è dotata per gli organismi di controllo. Perché già dal 2009 APT Servizi ha adottato il modello MOG, modello organizzativo e di gestione, che è stato imposto dal decreto legislativo 231, che disciplina appunto la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reati. Tra i principali protocolli della 231, della procedura della 231 e quindi del MOG, abbiamo quella riferita alla gestione dei rimborsi e delle spese delle società e anche agli aventi diritto ai rimborsi spese. Quindi, in base a questo protocollo, i dipendenti di APT Servizi, ma di tutte le partecipate, hanno svolto una missione o devono svolgere, hanno l'input da parte dell'azienda di svolgere una missione per APT Servizi, devono essere quindi rimborsati. Cosa avviene tra la missione e il rimborso? Avviene che il dipendente deve compilare e sottoscrivere un apposito modulo di rimborso
e deve essere consegnato all'ufficio contabilità e questa richiesta di rimborso deve essere firmata dai responsabili competenti. L'ufficio contabilità controlla l'attribuzione del costo al capitolo di spesa ed effettua il pagamento. Ma vengono rimborsati gli spostamenti del personale per ragioni d'ufficio, ovviamente, per scontrini, ricevute taxi, parcheggi, tagliande autostradali, ristoranti e alberghi. Per quel che riguarda i ristoranti, il dipendente deve sottolineare il luogo, l'orario e indicare se si tratta di pranzo o cena individuale o in compagnia. Nel caso di eventuali commensali, è obbligo da parte del dipendente di scrivere nome e cognome del commensale. Dopodiché si effettua il rimborso. Questo è l'iter, ma in attuazione del decreto 231, APT Servizi ha anche istituito l'organismo di vigilanza che ha poteri autonomi di controllo sulle procedure contenute nel MOG, cioè l'organismo di vigilanza controlla se APT Servizi attua il MOG indicato dalla 231, in particolare sulla base di un programma annuale vigila sull'osservanza del modello. I risultati delle verifiche fatte dall'organismo di vigilanza vengono riportate nella relazione annuale che viene consegnata al Consiglio di amministrazione, cioè al CDA, e al Collegio sindacale. Il Collegio sindacale ha il compito di svolgere delle verifiche sull'attività svolta dalla società e valuta periodicamente, a sua scelta, l'adeguatezza della struttura organizzativa e funzionale dell'impresa. APT Servizi adotta tutti gli strumenti necessari per gestire e verificare le attività della società. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello all'interno dell'azienda. Quindi tutti i dipendenti di APT Servizi, nell'ambito delle funzioni svolte, sono responsabili della definizione e del corretto comportamento e dell'adeguamento loro personale nel funzionamento del sistema del controllo. Cioè c'è la responsabilità personale, perché da ognuno è conosciuto questo sistema adottato. Ecco, io credo che sia importante collocare l'episodio avvenuto nel contesto degli organismi di controllo di cui si è dotata l'azienda APT Servizi. Bene, ora la parola al direttore di APT, Burioni Emanuele. Burioni Emanuele. Buongiorno a tutti. Io ho preparato una breve presentazione un po' di quella che è l'attività un po' oggetto dell'incontro della commissione, quella degli educational tour, proprio per far capire un po' uno spaccato di quella che è questa attività così importante per APT Servizi. Ecco, l'attività di media relation, che poi l'attività principale, quella delle PR, degli educational tour, è molto importante per noi e viene definita proprio dal piano promozionale. Queste attività di media relation ci permettono di ottimizzare al massimo gli investimenti. Come vedrete più avanti, gli investimenti fatti in attività di PR e media relation hanno un impatto in ritorno dell'investimento molto più alto rispetto a un investimento in acquisto diretto di spazi pubblicitari. Quindi i budget necessari per ottenere determinati messaggi di comunicazione risultano più bassi rispetto all'acquisto di pagine pubblicitarie. Come operiamo? Operiamo in questo modo qui. Nell'attività di media relations, soprattutto all'estero, APT Servizi adotta le linee che sono state definite in quelle che è la linea guida del codice etico dell'Organizzazione Mondiale del Turismo, che poi è stato, per così dire, adottato e riconosciuto dall'ONU nel 2001.
Così a PT Servizi, riconoscendo un po' questo codice etico, rispetta nell'attività dei giornalisti quelli che sono il comportamento che deve tenere il giornalista, per cui onestà, equilibrio, accuratezza, affidabilità dei servizi, cioè deve riportare le informazioni corrette. Noi in questo caso qui dobbiamo essere di aiuto e supporto al giornalista proprio rispettando queste caratteristiche che lui deve sempre tenere. Come diceva prima l'assessore Corsini, le attività di questi press trip sono particolarmente auspicate dall'Organizzazione Mondiale del Turismo proprio in alcuni casi, quando abbiamo una percezione sbagliata della destinazione, oppure ci sono eventi che possono pregiudicare l'immagine della nostra destinazione. È stato fatto il caso delle mucillagini, non è stato citato il caso del terremoto del 2012. Noi durante quel periodo lì abbiamo lavorato tantissimo sia con l'ANSA che con tutte le altre agenzie di comunicazione europee ma mondiali per cercare di far sì che ci fosse una corretta comunicazione, perché il terremoto dell'Emilia, per così dire, stava intaccando, per così dire, tutta l'attività turistica della regione Emilia-Romagna, ma in realtà in quel caso lì proprio di tutto il paese Italia. Per cui tramite le nostre agenzie all'estero e tutti i contatti con tutti i giornalisti che abbiamo cercato di dare una pronta risposta a una comunicazione che in quel momento lì riportava notizie non veritiere su quello che era accaduto in Emilia-Romagna. Un elemento molto importante è quello della trasparenza. Ecco, vi ho portato un esempio sulla trasparenza con cui operiamo. Noi nel 2012 abbiamo realizzato questo nuovo format che si chiama Blogville. È stato un progetto nato con dei travel blogger internazionali che sono stati invitati in questo format a visitare l'Emilia-Romagna per così dire, senza nessun tipo di vincolo, in piena libertà. Noi li abbiamo ospitati in Emilia Romagna in un blog apartment e li abbiamo lasciati liberi di visitare tutta la nostra regione. Noi abbiamo fatto un'attività, per così dire, solo di supporto all'accesso delle informazioni per poi aiutarli ad andare a visitare tutti questi luoghi. Era logico, nel 2012 è stato un progetto innovativo in quanto non c'erano vincoli, non c'erano per così dire filtri rispetto a quello che i travel blogger potevano comunicare o meno della regione Emilia-Romagna. Per noi è stato un, per così dire, non dico un salto nel buio, sapevamo quello che potevamo fare e quello che era il nostro lavoro e siamo stati particolarmente apprezzati per questo tipo di lavoro che è stato premiato proprio per la trasparenza e il rapporto fiduciario che esisteva tra l'ente di promozione turistica e il travel blogger che è venuto a visitare la nostra regione. Per questo abbiamo vinto al World Travel Market di Londra il premio come miglior campagna di comunicazione digitale, successivamente in Finlandia un altro importante riconoscimento, ma la cosa importante è che tutte queste azioni hanno fatto sì che questo modello di organizzazione diventasse, per così dire, di utilizzo comune in molti altri paesi stranieri, che poi lo vedremo nell'ultima slide che vi ho preparato. Ho provato a dare uno spaccato per capire quelli che sono realmente i numeri di questa che è l'attività di Educational Tour per l'Emilia Romagna. Ho fatto proprio qui la prima slide di uno spaccato generale. Italia estero. Totale investimenti, abbiamo 841.000 euro di investimento dal 2014 al 2016, totale AVE che è questa Advertising Equivalence Value, il controvalore pubblicitario della campagna di comunicazione che è stata attivata con questo Educational Tour, che vale 372 milioni di euro, qualche lira in più. Ecco, questo è un valore, naturalmente, è un valore di stima, però è molto molto vicino alla realtà, perché comunque questo Advertising Equivalence Value è un'unità di misura che viene adottata in tutto il mondo. Per cui questo è un po' un'unità di misura che ogni giornale, ogni testata si dà per quanto costa uno spazio pubblicitario del suo controvalore in spazio redazionale. Quindi è un po' il valore che viene riconosciuto in tutto il mondo per equiparare quello che è un redazionale a quello che può essere una pagina pubblicitaria. Io aggiungo questo, quando c'è una pagina pubblicitaria, nonostante ci sia questo rapporto di valore così alto, di differenza, il lettore è sempre più influenzato da un redazionale rispetto ad una pagina pubblicitaria. Quindi, nonostante questo valore sia così elevato, il valore reale è ancora più elevato perché
quando un giornalista scrive liberamente, vi faccio l'esempio del Forbes di 3 anni fa, quando definì la regione Emilia-Romagna, proprio frutto di un nostro educational tour, come la regione più importante, il posto più importante per l'enogastronomia al mondo, beh, quel valore di quell'articolo vi posso garantire che ancora oggi ha alimentato tantissimo la nostra attività di comunicazione. Comunicazione Italia Estero, un totale degli investimenti per quello che è l'Italia Estero. Come potete vedere, l'Italia ha un range di circa 30.000 euro su quello che sono gli investimenti a fronte di un'attività sull'estero che è molto più rilevante. Ecco, questo lo facciamo soprattutto perché a livello italiano comunque abbiamo un rapporto più consolidato, riusciamo a operare in maniera diretta, per così dire, con le testate, perché c'è un rapporto per così dire molto molto importante, anche perché è il nostro mercato interno dove, per così dire, raccogliamo il 75% dei nostri turisti, mentre l'attività all'estero per noi è molto più importante, perché è in quel caso che noi dobbiamo lavorare di più, perché in molti paesi non ci riconoscono più. Parlavamo della Germania, è proprio un paese su cui dobbiamo investire molto perché non ci riconoscono più. Il vecchio ricordo della Romagna si è un po' sbiadito, quindi dobbiamo cercare di mettere insieme tutte le attività possibili per poter tornare ad essere incisivi. Comunque potete vedere che il ritorno dell'investimento anche in questi casi è molto molto alto. Mercato Italia, come vi dicevo, il 75% del movimento turistico dell'Emilia Romagna. Italia, stampo e web, ho provato a dare, per così dire, tutto uno spaccato rispetto a tutto quello che è il nostro mondo, 11.000 euro di investimenti, 4 milioni di euro totale del ritorno del valore dell'investimento tramite l'AVE, sempre anche per questo il mercato Italia, abbiamo dal 2014 al 2016, quindi vedete che a un investimento di circa 18.000 euro corrispondono 12.000 euro di valorizzazione in notizie che sono uscite nella stampa. Utilizziamo sempre la stessa metrica, in quel caso lì calcoliamo i GRP nel valore dell'AVE a fronte dei centimetri quadrati che vengono utilizzati per la stampa. Abbiamo fatto un ulteriore, adesso magari abbiamo meno tempo, però abbiamo fatto uno spaccato per andare ad analizzare tutti quelli che sono i mercati principali su cui APT Servizi sta lavorando. Paesi di lingua tedesca, come potete vedere, dal 2014 al 2016 sono stati 200.000 euro investiti in accoglienza giornalisti ed educational tour. Ecco, io non vorrei dire solo accoglienza ai giornalisti, perché noi quando arriva il giornalista veramente lo seguiamo, cerchiamo di aiutarlo un po' in tutto per andare a scoprire tutte quelle che sono le eccellenze della regione Emilia-Romagna. Molte le ha già, per così dire, in testa il giornalista prima di arrivare, perché magari si è in parte informato quando gli abbiamo mandato l'invito. In parte cerchiamo noi di promuovere tutte quelle che sono le nostre attività. Comunque, a fronte di 212.000 euro investiti, abbiamo oltre 17 milioni di euro di controvalore riportato. Stessa cosa per il mercato UK e Irlanda, che sta crescendo moltissimo tramite i voli che su Bologna stiamo avendo veramente un grossissimo aumento, e quindi è molto importante per noi investire su questi mercati. Ecco, il mercato USA è forse il mercato su cui abbiamo avuto il maggiore ritorno dell'investimento. Questo complice anche l'Expo, come diceva prima l'assessore Corsini. Come potete vedere, nel 2015, a fronte di un investimento di 70.000 euro, abbiamo avuto 292 milioni di euro di ritorno dell'investimento. È logico, è un mercato molto grande, uscire sulle pagine del New York Times piuttosto che di queste testate produce un effetto, comunque un valore della comunicazione molto alto. Non a caso Bologna, proprio negli ultimi dati presentati dalla città, il primo mercato straniero per Bologna sono proprio gli Stati Uniti. Ecco, su questo mercato noi andremo, adesso gli investimenti 2016 sono solo in parte, però andremo a lavorare moltissimo, perché siamo consapevoli, per così dire, dai segnali che raccogliamo tutti i giorni, che il mercato degli Stati Uniti e del Canada possono diventare veramente dei mercati molto molto importanti per noi. Non esiste solo la Toscana, bensì la nostra regione, con il mondo dei motori, con l'enogastronomia, con le città d'arte, possono veramente portare dei risultati molto importanti e soprattutto far avere un ritorno dell'investimento anche nei confronti delle strutture ricettive molto importante, perché la spesa media turistica su questi paesi è molto molto importante. Mercati asiatici sono mercati
su cui stiamo iniziando a puntare molto, perché comunque grazie comunque ai voli aerei che prima la Turkish, adesso Emirates, con tutte e due le compagnie di bandiera abbiamo degli accordi, per così dire, loro ci mettono a disposizione molto spesso i voli aerei gratuiti per i giornalisti, riusciamo ad avere un rapporto di partnership molto importante perché ci consente di abbassare moltissimi i costi. Per loro logicamente è un valore perché fanno conoscere la destinazione su quella tratta, per noi logicamente è il valore più importante perché riusciamo a posizionare la nostra regione, grazie comunque a questo importante aeroporto che è quello di Bologna, come l'hub italiano per poi andare a scoprire tutta l'Italia. Questo per noi è un elemento veramente, veramente importante. Mercato Russia, anche sulla Russia, nonostante il 2014 è stato l'anno in cui abbiamo perso purtroppo il 50% del mercato dovuto ai tassi di cambio che hanno raddoppiato, hanno fatto perdere circa il 50% del valore della valuta, eravamo a 39 rubli nel periodo di aprile, siamo per così dire il mese dopo eravamo a 80 rubli per un euro, quindi purtroppo il viaggio per quei paesi è diventato improponibile. Ecco, io ho fatto un po' uno spaccato di quelli che sono i principali mercati esteri su cui lavoriamo come APT Servizi e anche il controvalore rispetto a tutte le attività che questi press tour riescono a mettere in campo. Ritornerei un attimo sul progetto Blogville. Come vedete è un progetto, come vi ho detto prima, un progetto digitale che ha coinvolto i travel blogger, che è stato un po' un progetto sperimentale a livello europeo ma mondiale. Questi sono un po' i risultati in termini di ritorno dell'investimento, 179.000 euro e 8 milioni e mezzo di ritorno di valore, ma non c'è solo questo in questa parte qui. Questo format è stato adottato da moltissimi paesi europei ma anche mondiali, abbiamo la Finlandia, abbiamo le città di Toronto, Chicago, Malta, il Sudafrica. Questo strumento, oppure la Costa Brava che collabora attivamente con noi, ecco, questo ci ha permesso, oltre al fatto di avere un forte impatto di comunicazione, di creare delle collaborazioni molto strette con gli enti di promozione turistica di tutti questi paesi. Vi faccio un esempio proprio pratico. La prossima settimana ci saranno dei travel blogger che prima verranno in Emilia-Romagna e poi andranno in Costa Brava per parlare del tema dell'enogastronomia. Ecco, ci stiamo scambiando un po' i format e ci stiamo scambiando anche il meglio, per così dire, dei giornalisti, perché queste partnership tra paesi ci permettono di abbassare moltissimo i costi ed ottenere dei risultati molto più ampi. Ecco, questo abbiamo provato a fare un piccolo spaccato di questa che è l'attività dei Farm Trip. Grazie. Bene, grazie. Credo che le tre comunicazioni, le tre relazioni ci abbiano permesso di avere un quadro complessivo della cosa, sia dei fatti avvenuti appunto in queste ultime settimane, ma anche di quella che è l'attività importante e determinante che APT fa per la promozione turistica dei nostri prodotti del nostro territorio. Quindi apriamo il dibattito, voglio anche ricordare che la seduta di oggi parte da una richiesta sottoscritta dal consigliere Pompignolo e Bargi della Lega Nord e quindi niente, vi do la parola a chi la chiede per domande e considerazioni. Prego, consigliere Sensoli. Grazie. Ringrazio ovviamente l'assessore, la presidente e il direttore per essere venuti qui ed aver accolto la mia richiesta, poi sottoscritta anche dai colleghi della Lega. Diciamo che quello che è stato illustrato ci ha dato alcune indicazioni, alcuni numeri nuovi, però la maggior parte delle informazioni noi le sapevamo già da quello che si è letto sulla stampa. Ricordo all'assessore che in realtà la vicenda non è nata il 9 agosto, ma è nata già il 26 luglio a seguito di una nostra interrogazione in aula, dove chiedevamo già conto di questi metodi utilizzati e poi chiaramente da lì è nata tutta la vicenda legata anche al responsabile della comunicazione che,
come ha detto il professore, l'assessore, mi scusi, era diciamo in questo ruolo da 18 anni, la prima domanda che ci sorge era: ma in questi 18 anni che cosa è successo? Perché noi dall'accesso agli atti che avevamo fatto mesi prima e dal quale abbiamo appunto tratto i dati che poi hanno portato all'interrogazione dove ci veniva dato il dettaglio di tutti i rimborsi spese, ci chiediamo ma quali controlli sono stati fatti negli anni, perché qui non è tanto in discussione lo strumento dell'educational tour in quanto tale, ma innanzitutto il fatto che sia più chiaro a tutti che appunto sono eventualmente articoli redazionali, quindi in un certo senso pubblicitari, perché per quanto liberi di scrivere, nel momento in cui io vado ad ospitare gratuitamente dei giornalisti, chiaramente è una forma di pubblicità, come anche voi d'altra parte avete affermato, oltretutto sottolineando anche una forma di pubblicità più economica rispetto alla mera inserzione con più ritorno, ma sempre pubblicità si tratta. Qui parliamo del confine tra pubblicità, promozione ed informazione, perché nei rimborsi che abbiamo trovato, dall'elenco che ci è stato fornito, ci sono anche dei rimborsi dati a dirigenti di TV nazionali, a giornalisti di testate giornalistiche di televisioni che poi effettuavano servizi all'interno dei telegiornali, quindi all'interno di organi di informazione. Quindi anche lì si pone il problema del confine etico della libertà di stampa e di informazione, specialmente all'interno ad esempio di telegiornali che appunto dovrebbero fare informazione, non promozione. Così come ad esempio, io mi sono preparata qualche domanda un pochino più specifica da fare, abbiamo letto nell'ultimo mese e mezzo sulla stampa che uno dei giornalisti coinvolti, oltretutto insomma anche un esponente dell'Ordine dei giornalisti dell'Emilia Romagna, avrebbe detto di sentirsi in piena a posto con la propria coscienza, perché lui le note spese le ha date al proprio editore, che in questo caso è la televisione pubblica. E quindi ci è sorta la domanda: esiste un accordo tra APT e le testate giornalistiche che preveda l'ospitalità gratuita in strutture turistiche della nostra regione? Perché appunto se questo signore ha dichiarato io sono a posto perché i rimborsi spese io li ho avuti dal mio editore e non da APT, ci sorge poi il dubbio che APT abbia addirittura a monte un accordo con le testate giornalistiche o le testate televisive. Poi, altra domanda, chi decide se un giornalista deve essere ospitato da APT in un albergo? La decisione era in capo al responsabile della comunicazione, perché vi faccio un esempio, abbiamo trovato anche il caso di giornalisti residenti a Bologna che hanno effettuato il servizio alle 19 di sera e poi in realtà sono stati ospitati in un albergo, quindi ci poniamo anche il dubbio dell'opportunità di determinati soggiorni, proprio perché logisticamente Rimini Bologna si fa in un'ora, io lo faccio tutti i giorni visto che sono di Rimini, quindi no, in un'ora casello si fa su. Ecco, adesso vabbè, mi arriverà la multa dal tutor, pagherò se sforo i limiti. Poi altro, esatto, ci penserà il tutor, qui stiamo parlando di altro denaro. Niente, grazie al nostro accesso agli atti abbiamo anche riscontrato diversi casi di ospitalità alberghiera offerta a giornalisti anche per una settimana, riguardo ai quali però poi non abbiamo avuto il parallelo riscontro comunicativo, perché noi abbiamo chiesto le note spese e chiaramente poi anche le varie rassegne, audio, video, stampa, quello che sia,
relativamente a quello che hanno prodotto poi questi educational. In particolare per alcuni giornalisti delle televisioni nazionali questo riscontro non l'abbiamo avuto, così come ad esempio abbiamo trovato nelle note spese il noleggio di attrezzature audio e video. Anche lì ci poniamo il dubbio di quanto possa essere promozionale una spesa del genere, perché la Presidente ci ha illustrato i metodi di criteri di rimborsi spese delle note spese del dipendente, ma qui in realtà stiamo parlando di altri rimborsi spese. Ecco, chiediamo anche come sono scelti i giornalisti esteri, invece qui parliamo proprio degli educational tour, e se è vero, come ci è stato riferito, che APT paga una società di consulenza che ha come obiettivo quello di cercare i giornalisti interessati a partecipare ai tour. E vi faccio un esempio: un giornalista di un quotidiano argentino mangia in un determinato ristorante pagando un conto di 250 euro che poi gli è stato pagato da APT. In questo caso, parlando dello specifico ristorante, ci chiediamo, non era forse più opportuno che fosse il ristorante stesso a pagare il conto della cena? Adesso non è per andare a fare le pulci, parliamo chiaramente, prendiamo un esempio per cercare di capire qual è il metodo, perché in quel caso a noi ci sembra più una promozione del singolo ristorante piuttosto che dell'enogastronomia emiliano-romagnola. Cercherò di essere breve perché le domande sarebbero tantissime, però cercherò di essere stringata per non portar via troppo tempo. Ecco, all'assessore Corsini, con lei sono state condivise queste strategie? Cioè fino a che punto ha avuto modo di parlare ed entrare anche nel dettaglio di queste strategie di promozione turistica e quindi anche del modo con cui sono state effettuate queste spese? Perché poi chiaramente c'è un'opportunità etica nel settore giornalistico, ma c'è anche un discorso di opportunità politica, chiaramente, perché dal punto di vista politico in alcuni casi potrebbe essere sembrato quasi un volersi imbonire la stampa piuttosto che un voler promuovere il territorio. Ultima domanda, il criterio di scelta di ristoranti, alberghi e agriturismi, perché molto spesso vediamo che si ripetono sempre gli stessi ristoranti, gli stessi hotel e le stesse strutture dove vengono ospitati i giornalisti. Grazie. Bene, non ho altri interventi al momento. Se ci sono, facciamo un giro di raccolta di considerazioni e interventi, se no diamo la parola già per rispondere a queste prime. Chi vuoi tu? Allora, Pompignoli. Sì, grazie, intervengo io dopo la consigliera Pompignolo, invece Pompignoli, scusami. Dopo la consigliera Sensoli, che ha fatto giustamente le sue osservazioni, ma ricordo in prima battuta che insomma la commissione è stata chiesta dalla Lega Nord, l'audizione della commissione, poi l'audizione invece in streaming è stata chiesta invece dal Movimento 5 Stelle, giusto per chiarire gli ambiti su cui si va a discutere oggi. Chiaro che quello che abbiamo sollevato e che è stato sollevato anche dal Movimento 5 Stelle è un qualcosa di abbastanza inusuale. Prima sentivo il direttore che parlava di trasparenza, sentivo la signora Zanetti che parlava invece di come effettivamente dovevano essere gestiti i rimborsi, scaricando un po' sull'organo di vigilanza, che suo malgrado, purtroppo, io faccio parte di un organo di vigilanza e quindi conosco molto bene la legge 231 e fondamentalmente quello che lei ha detto non è molto corretto. L'organo di vigilanza è un organo che adotta un modello su richiesta del Consiglio di Amministrazione dell'APT Servizi. Quindi è il Consiglio di Amministrazione che dà all'organo di vigilanza ovviamente le direttive su cui si deve muovere. Non è il contrario. E l'organo di vigilanza non dà e non eroga rimborsi, vigila se il modello è stato adottato regolarmente. Poi trasmette al Consiglio di Amministrazione le eventuali segnalazioni. Non so se in questo caso l'organo di vigilanza abbia mandato al Consiglio di Amministrazione delle segnalazioni, questo non è dato a sapere da parte mia perché non sono all'interno, però quello che stupisce è che
solo dal 9 di agosto l'APT Servizi viene a conoscenza di rimborsi fasulli attraverso un articolo di un giornale. Giusta la domanda della consigliera Senso di dire, vabbè, 18 anni che il direttore è lì, vorrei capire prima che come funzionava. Prima anche del 2009, quando non c'era il modello 231, come funzionavano i rimborsi. Perché questo deve essere chiarito. In più deve essere chiarito in questo modello, visto che la Presidente di APT ha parlato esclusivamente di ODV e non di altro, quindi non di responsabilità del Consiglio di Amministrazione, bisognerebbe capire anche se quando il direttore faceva delle uscite presso cui chiedeva rimborsi, capire se effettivamente lui nelle segnalazioni, nelle comunicazioni che faceva l'organo di vigilanza indicava i motivi per cui si è reso è andato fuori, con chi è uscito, il tipo di rimborso, dove, quando e come. Questo non è dato sapere. Dall'altro lato è evidente che qualcosa non ha funzionato e a me viene il sospetto che l'APT, il CDA, non poteva non sapere. Questo, rendiamoci conto che se io che chiedo rimborsi dovrò un attimo valutare e capire se questi rimborsi sono coerenti oppure no, ma non lo controlla l'organo di vigilanza, lo controlla il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione è formato dal Presidente e dai soci. È ovvio che questi rimborsi arrivavano al Consiglio di Amministrazione. Ora, lo spogliarsi da ogni responsabilità, anzi, erigendosi da paladini della giustizia dicendo faremo delle sanzioni e adotteremo delle sanzioni dopo che ancora non sono state adottate, perché si è dimesso e lui ha dichiarato che ha svolto regolarmente il suo ruolo. Allo stato attuale i fatti sono questi. Oggi non sappiamo che cosa prenderà, che scelte prenderà il CDA, però erigersi da paladini della giustizia dicendo è tutta colpa, e noi non sapevamo nulla, è tutta colpa del soggetto che ha chiesto i rimborsi, o è tutta colpa degli organi che all'interno del Consiglio della PT Servizi non hanno vigilato correttamente, diamo appunto colpa all'organo di vigilanza, mi sembra un po' assurdo. Cioè il fatto di non sapere e di essere catapultati in agosto in una situazione del genere attraverso un articolo del giornale mi sembra un po' insomma, fuori da ogni logica. Quindi è evidente che qualcosa non ha funzionato. Non ha funzionato nelle comunicazioni, e quello che mi stupisce è che il soggetto per i quali voi avete chiesto conto, quindi al direttore dell'ufficio, gli avrete chiesto in questa lettera, hai fatto rimborsi per cui c'erano persone, dove hai dichiarato che c'erano persone ma in realtà non c'erano, e lui vi ha risposto che tutto andava bene e che lui ha svolto il suo compito, cioè mi sembra un po' tirato per i capelli come giustificazione nel sostenere che fondamentalmente voi non sapevate assolutamente nulla. Quindi chiaro che, e vi ringrazio di non esservi, di esservi sottoposti al confronto, questo è fuori discussione, però sia l'assessore Corsini che APT Servizi nel suo complesso oggi non è che ci ha, diciamo, delucidato in maniera esaustiva su quello che è successo, perché benissimo il discorso legato all'APT. Poi su come viene fatta promozione e informazione in ambito regionale noi abbiamo una linea diversa, però è ovvio che APT è governata dalla Regione, quindi la Regione tramite l'assessore Corsini darà le sue indicazioni, giusto o sbagliate che siano, io questo non entro nel merito, però è ovvio che da questo punto di vista c'è stato un qualcosa legato appunto alla trasparenza che si diceva prima che non ha funzionato, e lo scaricare responsabilità non mi sembra corretto a organi che non hanno quel tipo di competenza. La responsabilità è del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, ovviamente, che lo presiede. Grazie. Altri interventi? Bertani. Sì, grazie. Senza mettere in dubbio la bontà e i risultati che portano gli Educational Tour, volevo capire qual è il confine dell'Educational Tour, cioè quando chiamo giornalisti di stampa specializzata, sia esteri che italiani,
capisco che c'è un progetto di un educational tour. Quando chiamo giornalisti invece di testate giornalistiche anche locali o di giornalisti della RAI che fanno servizi all'interno dei telegiornali, quindi degli organi di informazione, questi secondo me non vengono classificati come educational tour. Anche casi di dirigente RAI ospitati con la famiglia, insomma. Quindi per capire internamente come vengono, qual è il confine, che immagino a volte possa essere labile, però dal punto di vista etico deve essere ben definito, perché ci deve essere una procedura che mi dice questo è un educational tour riservato a un'agenzia specializzata e questo invece è un giornalista, e allora a quel punto rischia di diventare, visto che poi parliamo di amministrazione pubblica, come diceva la mia collega, un imbonimento della carta stampata o del telegiornale. Quindi su questo secondo me va fatta chiarezza. L'altro aspetto che vorrei capire è che l'inchiesta interna quindi è partita solo a seguito di quell'articolo di giornale, quindi l'interrogazione che noi facemmo e quindi il fatto che noi abbiamo sollevato non aveva sollevato alcun dubbio. Questo secondo noi è grave, perché qualche dubbio a noi lo aveva sollevato, insomma, quei dati che noi avevamo pubblicato e sollevato. Grazie. Grazie. Calvano. Onde evitare che Lega e Movimento 5 Stelle si arrabbino tra di loro su chi ha la primogenitura, io ringrazio entrambi per questa commissione, ma anche per alcune delle cose che sono emerse pubblicamente negli ultimi mesi, perché ritengo che laddove ci siano delle irregolarità o si possano far emergere delle irregolarità, credo che sia nostro compito fare tutte le azioni del caso per poterle fare emergere. E in questo caso l'azione intrapresa ha determinato poi per mezzo del Corriere della Sera o dell'intervista, in modo definitivo attraverso quell'intervista o quel servizio del Corriere della Sera, ha determinato l'emergere di una probabile, insomma c'è un procedimento in corso, però una probabile irregolarità soggettiva grave. Ci tengo a definirla così. Siamo in presenza di un'irregolarità soggettiva grave. Cioè, se le sentenze confermeranno le accuse, siamo in presenza di un soggetto che ha utilizzato le regole che aveva a disposizione o forzandole o andando oltre quelle regole o fingendo di aver rispettato quelle regole. Perché questo è il tema. Questo è il tema. Cioè il controllore verifica se sono state rispettate le regole. Se nel fare una determinata cosa c'è un atteggiamento che punta a dire che le regole sono state rispettate quando in realtà non c'è stato questo rispetto, è ovvio che c'è un elemento soggettivo che non è detto che in qualunque momento possa essere verificato dal soggetto o verificabile immediatamente dal soggetto controllore. Lo sappiamo molto bene, perché ci sono tutta una serie di procedure che sono, vengono avanti attraverso forme di autocertificazione o che si basano sulle dichiarazioni dei singoli. Io credo non sia un caso che sia emerso anche pubblicamente il fatto che per ottenere un determinato rimborso l'abbia dovuto scrivere nei modi in cui poteva averlo quel rimborso, perché se l'avesse scritto in un altro modo non gli sarebbe stato dato. E questo evidenzia che, il sistema nel suo insieme funziona, a meno che non ci sia qualcuno che forza il sistema e, facendo dichiarazioni mendaci, che sono responsabilità soggettive di chi le fa, compie un atto irregolare. È ovvio che se ci sono strumenti che consentono di farlo emergere, compreso l'interrogazione di un consigliere regionale piuttosto che il servizio di un giornalista, ben venga. E a quel punto, siccome il caso, magari uno può pensare che non è isolato, io mi sarei aspettato quello che in realtà l'azienda ha fatto, cioè avviare un'indagine interna per capire se ci sono
se questa situazione è isolata o soggettiva o se ci sono altri soggetti che hanno forzato quelle regole per ottenere cose che non gli spettavano. Quindi da questo punto di vista credo che APT abbia fatto quello che doveva fare. Quello che doveva fare, sia prima che dopo. Sia prima che dopo. Ci tengo a fare questa premessa perché rischiamo di far passare anche qui un messaggio, ma mi rendo conto che tra il partito che rappresento io e gli altri partiti, cioè in particolare il 5 Stelle, ma anche la Lega, c'è un punto che ci divide. Che quando in una determinata situazione c'è una cosa su 100 che non funziona, non bisogna correggere l'una cosa, bisogna smettere di fare le altre 99. È un atteggiamento purtroppo che ricorre. Io lo vedo anche quando, in un argomento che esula quello di oggi, quando emerge che c'è corruzione negli appalti, la risposta di qualcuno è facciamo di tutto perché la corruzione non ci sia più, la risposta di qualcun altro è smettiamo di fare appalti o smettiamo di fare opere pubbliche. Lo so che la sto estremizzando e ci confronteremo anche sulle eventuali estremizzazioni perché bisogna farsi capire, però l'atteggiamento è questo. Io invece credo che quando c'è un problema che riguarda una questione vada affrontato quel problema, non messa, decidere di andare completamente oltre la questione. Perché su una roba di questo genere noi rischiamo che un'azione promozionale, che è quella di APT, che dati alla mano oggi dimostra che funziona, la mettiamo completamente alla berlina perché c'è stato un comportamento al momento ad oggi soggettivo, se l'inchiesta interna anche e altre inchieste diranno che c'è qualcosa in più, lo si andrà a verificare, ma si mette alla berlina un'attività che ha portato dei frutti. E non è che sono frutti che si inventa l'assessore Corsini, la Giunta, il Partito Democratico, sono cose scritte nero su bianco che parlano di milioni di presenze in aumento negli ultimi 2 anni, probabilmente anche frutto di un'attività promozionale fatta in un certo modo, fatta in un modo finalizzato a cercare di promuovere al massimo le bellezze del nostro territorio, che ne abbiamo. E devo dire la verità, la cosa che un po' mi ha stupito, poi magari la consigliera Sensoli mi smentirà nel corso di questo dibattito, però una delle cose che è emersa dalle sue dichiarazioni è ci sono state campagne o informazioni date da organi di stampa o dei media più in generale che erano talmente così belle sulla Romagna che ci è venuto il dubbio. Devo dire la verità. Io su questa cosa qui purtroppo ho sempre sentito che qualcuno ci faceva l'accusa contraria, cioè di non riuscire a promuoverle mai abbastanza bene le cose che facciamo. Allora, di fronte a questo, io credo che si debba cercare di valorizzare al massimo le cose fatte bene. E il prodotto che oggi ci ha illustrato APT, compreso il Blogville, ad esempio, sta dentro una strategia che, a mio avviso, è funzionale a far percepire la bellezza del nostro territorio e a fare in modo che ci siano sempre più persone che decidano di passare le proprie vacanze o i propri momenti di riposo o quello che desiderano di più, i propri momenti di svago, nella nostra terra. E nell'utilizzare questa strategia stiamo in un campo, e chiudo, che credo sia un campo nel quale si muovono tutti i soggetti di promozione e che quindi deve mettere l'Emilia Romagna nelle condizioni di poter fare le cose che in tutta Europa e in tutto il mondo vengono fatte, di farle nel modo giusto, rispettando ovviamente le regole e facendo in modo che i singoli rispettino le regole, e laddove non c'è rispetto delle regole da parte di quei singoli vengono fatti accomodare all'uscio, come deve essere normalmente. Quindi, ecco, sarei per la logica del risultati ci sono, attività promozionale che
sta assolutamente funzionando. Ci sono comportamenti sbagliati da parte di qualche soggetto? Se ci sono, vanno puniti e vanno messi all'uscio. Però starei lì, starei in quel campo. Non andrei oltre, perché altrimenti se andiamo oltre c'è il rischio davvero che a fronte di un comportamento soggettivo sbagliato si buttino a mare anni di promozione che hanno portato risultati importanti. Possono essere ancora migliori? Assolutamente sì. Vogliamo lavorare tutti perché siano migliori? Assolutamente, assolutamente sì. Credo che ci siano le condizioni, vista la base di partenza che abbiamo, per poterlo fare. Ma quella base di partenza c'è. E pensare che sia una base completamente da prendere e buttare a mare, per utilizzare un termine caro alla Romagna, cioè mare, credo che sarebbe veramente un grave errore per la nostra terra e per l'obiettivo che abbiamo tutti, cioè di fare in modo che sia valorizzata il più possibile. Grazie, Lori. Grazie Presidente. Brevemente, intanto io ringrazio l'Assessore, ma anche la Presidente Zanetti, il Direttore Burioni per il contributo che ci hanno dato oggi, sia riguardo alle questioni puntuali legate alle note vicende, sia, mi sentirei di dire, soprattutto per quello che è stato lo spaccato che francamente mi auguro anche di poter approfondire e ampliare in futuro. Dico questo perché APT oggi per noi rappresenta una opportunità e una risorsa grande su cui ci giochiamo anche rispetto appunto a quella che è la prospettiva futura, la piena attuazione della nuova legge sul turismo che presuppone una nuova organizzazione ma che prevede anche un ruolo assolutamente di grande rilievo rispetto ad APT. Quindi davvero l'augurio e l'auspicio è che anche in futuro ci possano essere opportunità e credo che insomma saremo tutti impegnati proprio anche in questo. Detto questo, non voglio naturalmente ripetere quello che è stato appena detto da Calvano, ma credo valga la pena di sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, ma mi pare di sì, quello che è stato il grande lavoro che questa amministrazione regionale ha fatto in un periodo che ancora non ha compiuto i 2 anni rispetto al tema della ottimizzazione della razionalizzazione. Questo ha riguardato i consiglieri, ha riguardato le strutture e sta riguardando anche tutto quello che è l'ambito della riorganizzazione delle partecipate. Dico questo perché è evidente che là dove si dovessero in qualche modo trovare spazi di miglioramento anche sul sistema dei controlli sarà un lavoro che dovrà essere fatto e che mi pare sia anche in itinere, non veniamo dal nulla come è stato evidenziato in modo assolutamente chiaro, ma la ricerca di un buon utilizzo anche rigoroso delle risorse pubbliche mi pare che sia un tratto caratterizzante di questa amministrazione in particolare, ma insomma che ci arriva comunque anche da una storia che ci ha consegnato appunto delle grandi opportunità come il caso di APT. Ecco, quindi gli interventi sono stati messi in campo, come è stato illustrato, sarà sicuramente molto importante capire quali saranno gli esiti di questi accertamenti che sono in corso e quali saranno le scelte che il CDA, che è competente, naturalmente intenderà mettere in atto. Credo che sia utile assolutamente, questo riguarda tutti, maggioranza e minoranza, che tutti noi abbiamo da un lato un occhio attento su quello che accade perché fa parte del nostro ruolo e dall'altro abbiamo però anche l'opportunità e la possibilità di
avere, come dire, un ruolo attivo in quella che è l'operazione di ulteriore valorizzazione e promozione del nostro territorio, così come tra l'altro appunto è delineato nel nuovo quadro normativo che recentemente ci siamo dati. Quindi io ringrazio ancora per la presenza, per il lavoro fatto. È evidente che come dicevo, sarà importante capire quali sono le prospettive, non solo sulla vicenda specifica, ma soprattutto rispetto appunto a quello che dovrà essere fatto il più possibile insieme in futuro, perché che il turismo nella nostra regione possa raggiungere risultati ancora più significativi e positivi rispetto a quelli di oggi, che sono comunque assolutamente apprezzabili, come insomma emerge chiaramente dai numeri che sono stati illustrati e da altri che forse oggi non abbiamo trattato, ma che insomma magari avremo occasione di vedere più approfonditamente in futuro. Sensoli. Grazie Presidente, mi dispiace dover intervenire di nuovo, ma il collega Calvano l'ha voluta buttare in polemica politica, mentre invece io ero qua per ascoltare le risposte da PT, ma faccio una breve replica. Innanzitutto, non ho mai detto che i servizi al telegiornale erano così belli da non essere vero, perché potrebbe essere interpretato come un non apprezzare il mio territorio, mentre invece qua è qualcun altro che nell'ultima assemblea a proposito del TRC ha detto vabbè c'è quel muro, ma tanto poi di così bello cosa c'è in quelle zone? Peccato che siano le zone a ridosso del mare, quindi non sono di certo io che vado... Non sono di certo io che vado a parlare male o a non apprezzare le bellezze del mio territorio, oltretutto di cui faccio parte, perché appunto di Rimini. Quindi non ho detto questo, ho detto semplicemente che all'interno di un servizio del telegiornale, se veramente libero, si devono dire le cose belle e le cose meno belle, ma se ci siamo posti il dubbio che se un giornalista viene pagato o ospitato, non pagato direttamente, ma ospitato per poi fare un servizio al telegiornale, magari prima di dire quello che non va ci pensa due volte, mentre invece gli organi di informazione devono essere liberi di dire anche quello che non va. Questo è stato detto. Seconda cosa, qui nessuno vuole buttare all'aria tutto. Anche questa è un'affermazione che nessuno ha mai fatto. Noi stiamo dicendo bene i risultati degli educational tour, ma fino a che punto sono educational tour, fino a che punto invece si spinge un'ipotesi di corruzione. E sono parole che non ho detto io, le ha dette il Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, perché se noi troviamo 1.000 euro di rimborsi spese per un giornalista del TG2, ospitato a Cesenatico, a un hotel a 4 stelle, e poi non ritroviamo un corrispondente servizio in merito a quello che ha visto, visitato, fatto all'interno delle nostre zone, allora a quel punto vengono pagate delle vacanze ai giornalisti e vengono inserite all'interno delle spese per i promotour, perché anche questo si pone. Noi stiamo facendo delle domande per avere dei chiarimenti. Non stiamo mettendo in dubbio l'operato di APT riguardo i risultati promozionali, eventualmente stiamo chiedendo se ci siano stati controlli negli anni, perché appunto, visto che l'ex responsabile della comunicazione è stato lì per 18 anni, abbiamo il timore che per 18 anni abbia usato questo sistema. Poi ognuno pagherà personalmente, però di sicuro abbiamo il dubbio che questo fosse un sistema, ed è un sistema che parzialmente per noi non va bene. E Bargi. Sì, anch'io molto velocemente volevo chiarire la posizione politica, perché sennò sembra qua che siamo venuti con la baionetta in mano, ma in realtà non l'abbiamo né tirata fuori quando è emersa la cosa, né siamo venuti qua oggi, ma abbiamo chiesto questo incontro proprio per poterci un attimino confrontare e capire meglio, anzi credo sia stato anche abbastanza interessante essere qui oggi. Anche perché siamo consapevoli che in un mondo dove l'informazione gioca un ruolo rilevante, special modo nell'attrattività turistica, io ricordo la pubblicità che c'era, no? Qualche tempo fa, venite in Egitto, le piramidi, la Sfinge, tutto questo, io ho avuto la fortuna di starci, posso dirvi che la Sfinge è dirimpettaia di una casa, quindi sicuramente è una meraviglia dell'umanità, però resta il fatto che l'hanno saputa vendere bene, no?
Quindi in un mondo come questo, dove l'informazione appunto ha questa rilevanza, dove potremmo dire, passatemi il termine, esiste anche una certa guerra di informazioni per sapere attrarre il turista nella propria realtà, noi non avendo dalla nostra, nelle piramidi, nella Sfinge, nella Grande Muraglia, né Machu Picchu né altre di queste, diciamo, meraviglie riconosciute universalmente, dobbiamo sapercela cavare con quello che abbiamo, e credo che il lavoro fatto comunque non sia da prendere e da buttare via. Detto questo, cos'è che però crea comunque un certo fastidio, e viene da dire qua c'è qualcosa da ritarare, non di certo da cancellare? C'è tutta la questione del rimborso che avete già sollevato, avete già discusso tutti, chiaramente bisogna vedere come va a finire e via dicendo. Però la questione che fa veramente, a me, quello che mi ha lasciato perplesso veramente tanto, è quando emerge che tra coloro che hanno potuto chiedere questi rimborsi sono giornalisti RAI. La RAI la paghiamo tutti quanti, adesso anche in bolletta elettrica, quindi non si scappa più. Quindi voglio dire, io credo che questi giornalisti, che giustamente mi ha detto prima, dovrebbero fare informazione e non promozione commerciale, vogliono comunque dare un contributo al loro territorio, abbiano già il loro contributo pubblico. Non stiamo parlando di un ente privato, non stiamo parlando di riviste di promozione turistica o enogastronomica. Poi posso capire, prima veniva detto, viene fatto magari a volte la recensione di un solo ristorante, anche questa è una cosa magari da rivedere un attimo, il ristoratore che vuole la recensione, come su tutte le riviste di ristorazione, se la paga lui, non la paga la comunità. Questo nel rispetto anche di tutti gli altri ristoratori, prima mi ha fatto questo esempio, adesso, però magari queste sono anche piccolezze che si possono tarare. Però il sistema tutto sommato può anche andare, non è che noi siamo tutti qua a dire cancelliamo tutto, però queste sono cose che lasciano un attimino perplessi. Quindi capiamoci, la RAI è un ente pubblico, è già pagato dal pubblico, dai contribuenti, anche chi non la guarda, quindi voglio dire, facciamo in modo che il sistema vada proprio nella direzione di promuovere il turismo, laddove invece c'è la possibilità di farlo, riviste internazionali, come dicevate, belli esempi con quelli che sono i giornalisti internazionali. Poli. Sì, grazie Presidente, anch'io naturalmente ringrazio sia l'assessore Corsini che i vertici di APT, perché credo ci abbiano offerto un quadro di informazioni e di conoscenza molto utile sulle attività svolte, sui risultati e anche sui problemi che inevitabilmente quando si fanno le cose si riscontrano. Io credo che occorra fare alcune considerazioni molto chiare. Se ci sono e vengono dimostrate responsabilità rispetto a comportamenti non rispettosi delle norme, delle regole, del codice etico e di tutto quanto attiene l'esercizio di una responsabilità in modo corretto, siamo i primi noi a chiedere che vengano perseguite. E da questo punto di vista credo che possiamo affermare che sia la Regione che APT si sono mossi tempestivamente in relazione a questa vicenda. Però, detto questo, e credo che su questo possiamo essere tutti d'accordo, così come se si dimostra utile ricercare elementi di ulteriore verifica, di maggiore precisione in relazione alle verifiche che già si fanno e che in prospettiva si debbano fare, anche qui credo che possiamo dire che si conviene. Bisogna anche dire però in modo molto chiaro, almeno io dalla discussione di questa mattina mi pare di poterlo rilevare, che in nessun intervento è emersa un'idea alternativa rispetto allo strumento di cui si è dotato la Regione per diciamo sviluppare il tema della promozione turistica. A parte il Presidente Pignoli, che nel suo intervento, se non ho capito male, ha detto noi abbiamo un'idea diversa, ma un'idea diversa, rappresentiamola, discutiamola, approfondiamola. In realtà, a parte questa affermazione, né i colleghi del Movimento 5 Stelle né gli altri interventi dei colleghi hanno ipotizzato una alternativa ad un modello di promozione dei nostri territori, peraltro diciamo suffragata dai risultati. Perché se crediamo che i risultati che ci sono stati presentati siano reali e quindi rispondenti al vero
Io ricordo un dato che anche il nostro Presidente, assieme all'assessore Corsini, per quanto riguarda il 2015, ha più volte ripetuto, e cioè che nel 2015, se non sbaglio, abbiamo avuto 1.500.000 presenze in più sulla nostra regione. Mi pare sia questo il dato. E solo quel 3% in più ad agosto, a cui faceva riferimento l'assessore Corsini nella sua apertura dei lavori di questa commissione, credo ci possano portare a dire che nel 2016 quel dato complessivo dei 46 milioni possa ulteriormente confermarsi e incrementarsi. È tutto merito del lavoro di APT? Credo che nessuno di noi abbia la condizione di poter affermare in termini assoluti questo. Sicuramente però un collegamento con le politiche di promozione che ci venivano rappresentate c'è ed è molto forte. C'è ed è molto forte. Ora, io credo che da questo punto di vista noi possiamo dire che la strada che abbiamo intrapreso è una strada giusta. Cioè puntare per la nostra regione, anche attraverso quello che la nuova legge regionale sul turismo prevede, su quei binari di crescita dell'industria e del turismo, che è fatta di tantissime cose, sia una scelta giusta. Perché poi se le scelte sono giuste o sono sbagliate, sono i numeri a farsi carico di dimostrarlo oppure no. Ecco, io credo che non bisogna sottovalutare quando si mettono in evidenza comportamenti, diciamo così, non corretti. Sarebbe un grave errore sottovalutarli e credo che sia anche molto importante alla fine il tipo di discussione che abbiamo fatto questa mattina, ma partendo dall'affermazione che conferma la validità dello strumento di cui la Regione si è dotata, che è una conferma legata ai risultati prodotti dall'attività di quello strumento. Detto questo, siccome non voglio buttarla in caciara, perché non merita la riunione di questa mattina di fare in questo modo, però insomma un po' di animosità, un po' di pepe, cioè mi fa piacere che anche i colleghi che fino a qualche tempo fa non parlavano con i giornalisti, non andavano in televisione, oggi sono su tutti i giornali e in tutte le televisioni, hanno scoperto che oltre ai tweet c'è anche un grande rilievo dei mezzi di comunicazione, diciamo così, che arrivano a milioni di persone. E quindi anche coinvolgere questi soggetti nell'attività di promozione delle nostre realtà territoriali, delle eccellenze, credo che sia una scelta giusta, che va fatta nei dovuti modi ed in modo corretto. Quindi io penso che dalla discussione di stamattina, anche per quanto mi riguarda, siano venuti elementi utili di valutazione rispetto a come eventualmente, diciamo, precisare ulteriormente, no, le nostre dinamiche nello svolgimento dell'attività, ma che dalla discussione di questa mattina emerge in modo altrettanto forte e chiaro come lo strumento di cui si è dotata la Regione per la promozione turistica, cioè APT, sia uno strumento che ha dato dei risultati assolutamente positivi, confermati dai numeri. Bagnari. Grazie Presidente e grazie sia all'assessore Corsini che ai vertici di APT per la presenza stamattina, ma ovviamente non solo per la presenza, anche per le informazioni e chiarimenti che hanno dato ed eventualmente poi daranno ulteriormente nella replica. Io, guardate, vorrei prenderla in positivo, nel senso che vorrei partire da un'affermazione che ha fatto la consigliera Sensoli in apertura del suo primo intervento, quando ha detto con molta chiarezza che insomma vogliamo scindere quella che è la possibile potenziale efficacia degli educational tour da tutta un'altra serie di conseguenze negative che ci possono essere se appunto questi strumenti non sono utilizzati bene. Poi dopo ha fatto tutta un'altra serie di osservazioni o anche domande sulle quali si può essere d'accordo, non si può essere d'accordo, però io partirei da qui, da questo aspetto, cioè il taglio che mi sembra ci sia stato stamattina, la volontà generale di cercare appunto di non approfittare di questa occasione per buttare tutto, no, nel cestino, ma dire ok, ci sono degli strumenti, compreso questo di cui stiamo discutendo e su cui stiamo cercando di fare dei chiarimenti, che non è che va buttato via, va fatto una serie appunto di approfondimenti, e io lo colgo come
un aspetto positivo, anche perché mi sembra che i numeri che hanno mostrato appunto in particolare poi il direttore dimostrino appunto che c'è comunque un'utilità di questi strumenti, una loro capacità di generare risparmi e anche un ritorno molto positivo per il nostro territorio dal punto di vista delle presenze turistiche eccetera. Quindi io credo che questo vada evidenziato. Poi credo che ci sia appunto una linea etica oltre la quale non bisogna andare, ma insomma credo che alla fine non bisogna dare per scontato che questo tipo di strumento debba essere visto come, la dico così in maniera brutale, come uno strumento che può generare corruzione. Anzi, cioè, io credo che a fronte di quello che abbiamo visto anche di campagne di comunicazione proprio di quest'estate davvero vergognose nei confronti del nostro paese, quello che ha fatto la stampa tedesca, e perlomeno insomma apprezzo che non ci sia stata la volontà di cavalcare questo spauracchio, no, del terrorismo, collegandolo come si fa troppo spesso all'immigrazione eccetera. Credo che invece questi strumenti siano stati usati in maniera correttamente, ovviamente importanti, per cercare di contrastare questa campagna, ripeto, vergognosa, che ovviamente non è che fosse fatta gratuitamente, probabilmente c'era anche la volontà nei confronti del nostro paese di dare un attacco al nostro sistema turistico. Quindi credo che lo strumento dell'educational tour, ripeto, fatto e usato con quelli che sono i criteri etici necessari e che comunque appunto l'APT si è dotata, siano strumenti importanti e che vanno valorizzati ancora di più in futuro. E la cosa che secondo me è da sottolineare è questa. Poi ognuno ovviamente fa i conti con l'etica e con i codici comportamentali nel proprio ambito, come lo si sta facendo, si sta cercando di fare in ambito regione, APT, eccetera. Così io credo, a proposito di quello che fanno o non dovrebbero fare i giornalisti, che insomma ognuno debba fare appunto i conti in casa propria, no? Per quanto riguarda poi le citazioni, le dichiarazioni anche del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti, credo che ognuno debba fare le verifiche adeguate in casa propria, chiederla anche agli interlocutori con i propri operatori, ma si debbano fare. Poi riprendo una cosa riguardo gli educational tour: mi sembra che si sia dato un po' troppo per scontato che automaticamente appunto il giudizio di chi viene qua e usufruisce, no, di queste campagne sia poi positivo. Non sempre credo sia così, nel senso che i giornalisti insomma sanno poi cosa devono scrivere, non sempre scrivono positivamente semplicemente perché gli fai fare questi tour. E per quanto riguarda l'atteggiamento tenuto da APT, a parte che mi sembra che ci sia stata comunque una volontà di fare controlli adeguati, tant'è che non è che APT si è limitata a chiedere al dipendente ma tu ti sei comportato bene o ti sei comportato male, è scattata tutta un'altra serie di verifiche, di controlli che insomma mi sembra che stiano portando a fare un certo tipo di lavoro di trasparenza e di approfondimento che va apprezzato. E mi sembra anche, riprendo le parole del consigliere Calvano, del collega Calvano, che poi insomma tutta una parte, no, di quello che è emerso sia anche legato al fatto che c'è stato un blocco a un certo punto da parte, no, della direzione proprio su questo tema dei rimborsi, quindi vuol dire che i controlli c'erano e sono comunque stati messi in campo, ma questo non è che vuol dire che automaticamente andava bene tutto quello che si è fatto prima. Sono d'accordo anch'io che bisogna andare a sviscerare tutto, e anche se si parla di cifre non astronomiche, questo non è che diventa un discrimine per dire vale la pena guardarci o no. Lì bisogna, come diceva anche il collega Poli, non fare sconti a nessuno. Ecco, chiudo, non voglio portarvi altro tempo, per dire appunto che secondo me appunto noi abbiamo il dovere di applicare quanto già prevede l'azienda al massimo, di verificare, valutare anche se ci sono degli strumenti ulteriori, no, di trasparenza maggiore o controlli stringenti, e anche qui riprendo quello che disse a suo tempo la consigliere Sensoli quando parlavamo appunto di APT, chiedendo appunto verifiche, confronto eccetera. Beh, mi sembra che la verifica e il confronto ci sia,
quello di stamattina non mi sembra una cosa così banale, l'incontro e l'approfondimento che abbiamo fatto. Sono anch'io, pur non volendo inflazionare le presenze della PT e dell'assessore Corsini all'interno di questa commissione, di chiedere senza problemi, no, tutti i confronti, gli approfondimenti che vogliamo, certo e sicuro, come disse a suo tempo, che l'azienda non ha nessun problema a fornire i chiarimenti del caso, e sono io il primo appunto a chiedere che ci sia questa trasparenza, sapendo che questa azienda è uno strumento molto importante. Lo è stato, ma lo sarà sempre di più per l'applicazione anche della nuova legge 4, quindi su questo credo che ci sia proprio, no, la necessità di questo scambio continuo. E riparto e chiudo anzi da dove sono partito, dicendo che però ho apprezzato, insomma, la volontà di non dire buttiamo a mare APT, gli educational tour eccetera, ma di chiedere, no, una serie di chiarimenti e di trasparenza su un fatto appunto che ci trova perfettamente d'accordo, anche perché vorrei ricordarlo, quando c'è stata la richiesta anche dello streaming, nessuno ha posto, no, alcuna questione, sapendo che c'è un'indagine in corso, eccetera, quindi con la delicatezza del caso, ma sapendo che anche per noi è importantissima la trasparenza e la chiarezza anche su questi temi. Foti. Ma visto che siamo in streaming, sarebbe innanzitutto importante che nessuno facesse il processo a nessuno. Anche perché qui abbiamo capito chi la maggioranza vuole assolvere e chi vuole condannare. Non avendo visto le carte e soprattutto anche per il rispetto delle parti, perché fino a prova contraria abbiamo anche un eccellente assente, colui il quale si è dimesso dall'incarico. Quindi se dovessimo formulare un giudizio di merito dovremmo quantomeno ascoltare tutte le parti. Allora io non entrerò in un discorso che in primo luogo appartiene già ad altre autorità, in secondo luogo non assolve se dovesse essere provato la reiterazione di reati un management che non se n'è mai accorto, perché dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. Lo dico perché se uno per 18 anni avesse effettivamente truffato la società nella quale lavorava, beh, evidentemente sarà stato anche bravo, ma evidentemente penso che i livelli di controllo, i livelli di fiducia fossero mal posti quantomeno. Quindi pur vero che l'istituto delle dimissioni in Italia è sempre acclarato e mai praticato, ma questo è un altro paio di maniche. Io penso invece che il tema di fondo o i temi di fondo siano due. La prima questione: noi riteniamo che gli educational tour siano uno strumento o non uno strumento operativo? Nella risposta che ha dato l'assessore Corsini il 26 luglio in sede di assemblea legislativa, io ho trovato una sua condivisione di un modus operandi che, al di là della formula inglese utilizzata per far finta un po' che si cambiano le cose, è un mezzo che va avanti da 40 anni nel mercato delle attività pubblicitarie. Perché io lavoravo in una delle più grandi aziende italiane e quando avevamo l'offshore o la macchina che correva in Formula 1 invitavamo tutti i giornalisti al nostro box, quindi si è scoperta l'acqua calda quando era già bollita. Ma è vero che la forma o la formula è una formula delicata ma al tempo stesso efficace, un po' perché ti mette direttamente a contatto con un insieme di persone che contattarle singolarmente diventerebbe molto difficile, un po' perché è inutile nascondere che si crea anche un rapporto diverso da quello meramente, diciamo, burocratico. Allora, anche sotto questo profilo i paletti ci devono essere, ma devono trovare anche un limite anche da parte degli interlocutori. Io ho sentito prima parlare di giornalisti RAI. I giornalisti RAI dovrebbero rispondere alla RAI se potevano o non potevano accettare degli inviti o meno, perché loro il contratto di lavoro non ce l'hanno con la Regione Emilia-Romagna o con l'APT, ce l'hanno con la RAI, così come in generale il mondo dei giornalisti italiani
come i politici devono leggere le regole che non possono accettare regali superiori a 50 euro, dovrebbero leggersi il codice deontologico e capire se nell'ambito del codice deontologico che si sono autodati vi siano dei limiti o non dei limiti oltre i quali non si può andare. Se invece lo strumento è ritenuto uno strumento negativo, allora bisogna dire che questo è uno strumento negativo. Se si vogliono porre dei limiti, io eviterei però di porli per valore, perché vedete, mi ricordo un consiglio comunale della città di Milano dove un consigliere d'opposizione continuava 15 anni fa a lamentare una spesa di 1 milione perché in una sera il sindaco Tognoli era andato a cena e dopo 10 volte che il sindaco Tognoli gli ripeteva guardi bene la data, alla fine ha sbottato dicendogli: beh, sa, mi sono chiesto dove potevo portare la regina d'Inghilterra, ma se non levitavo da Gualtiero Marchesi non avevo idea dove le potessi portare a Milano. Quindi anche sotto questo profilo una differenza è tra l'articolista che passa del Washington Post e il direttore del Washington Post, perché se noi vogliamo fare un tipo di promozione di un certo tipo, il rilievo della testata è indubbio che apre dei margini di discrezionalità, scusatemi, sui quali se noi fissiamo delle regole ma troppo strette non troveremo mai più nessuno che vada a fare quel ruolo, perché delle due l'una, o noi gli diciamo tu spendi 50 euro al giorno e vabbè, li porterà tutti a mangiare una piadina sperando che la piadina faccia effetto. Fortunatamente il costo della piadina in Romagna, perché se fosse la giunta della Liguria e va a Forte dei Marmi a mangiare una focaccia, forse 50 euro non gli bastano, ci deve mettere la differenza lui. Allora io penso una cosa, che l'errore, se c'è errore, il reato se c'è reato è se uno ha dichiarato degli inviti indicando persone che non hanno mai partecipato alla colazione, al pranzo, al ricevimento o all'ospitalità, perché quella è una forma di truffa. Ma su tutto il resto, torno a ripetere, se vogliamo fissare dei parametri li dobbiamo fissare però chiaramente anche a tutela di chi poi opera praticamente, perché tanto per essere chiari, forse fa molto gola un incarico magari di 100.000 euro all'anno, ma se poi uno rischia, quello che va a rischiare di spenderne 200.000 magari da avvocato per poi uscire, il gioco non vale la candela. Ecco, penso che su questo siamo d'accordo tutti. Quindi io coglierei più l'occasione per dire: se si mettono in moto delle azioni come queste, dove si sa che c'è un certo tipo di discrezionalità, come diceva prima il collega Pompignoli, i controlli devono essere più attenti, perché se io lascio molta discrezionalità, al tempo stesso il controllo a campione non lo lascio fare solo dal revisore dei conti, dove magari uno fortunatamente per 10 anni non ci cade dentro, ma anche altri organi intermedi si devono preoccupare di questo caso. La seconda partita che mi permetto di consigliare è questa. Vedo che anche nella risposta dell'assessore Corsini, data a suo tempo in aula, c'era una ricerca di nuovi mercati o di mercati che hanno perso o non hanno più aumentato le loro quote di partecipazione. Dato che oggi ho sentito un peana sull'aumento del numero dei turisti, vorrei far presente che tra i turisti italiani, sicuramente significativi come presenza, ma i turisti stranieri vi è una diversa appetibilità. Soprattutto mi pare che si registri una qualche difficoltà col turismo dell'est. Non so se dipende, attenzione, dalle vicende anche aeroportuali che interessano Rimini, però mi pare che due delle vecchie capitali di attrazione del turismo russo, anche dall'altra parte, nella Liguria e Forte dei Marmi, inizino a segnare il passo. Allora, sotto questo profilo, mi permetto di dire, noi dovremmo fare un'analisi
pensando che non c'è solo lo strumento del giornale che parla bene di un luogo, perché in molti casi c'è un turista che era già venuto e che non torna, e forse bisogna proporgli un pacchetto, un insieme di attrazioni, un combinato disposto mare, entroterra, che possa ulteriormente sollecitarlo, perché penso che tutti siamo coscienti, ho concluso, che in un mondo globalizzato stessa spiaggia, stesso mare, stessa cabina, stesso lettino non paga più, insomma, su questo siamo d'accordo tutti. Ormai c'è una parte significativa di clientela che tra l'altro decide all'ultimo minuto, va a scegliersi il mercato turistico magari sul cellulare. E aggiungo anche una considerazione, colgo l'occasione della presenza della Presidente dell'APT per dire, io anche rispetto ad alcuni strumenti tipo TripAdvisor qualche riserva inizia a nutrirla, perché se è vero che molti si fanno guidare nelle scelte dall'insieme dei punteggi e dall'insieme dei commenti, soprattutto dopo che è possibile acquistare un pacchetto di consensi, voi capite che stiamo parlando di un mercato che rischia di diventare drogato, cioè alla fine l'albergo che non gliene frega niente ad andarli a comprare, il ristorante che non gliene frega niente, scende nei punteggi e nelle classifiche e magari ha un trattamento eccellente, altrove vi è una situazione differente. Quindi io penso, in conclusione, che a fronte di una persona che si è dimessa si può avere soltanto il responso, se ci sarà o meno, dell'autorità giudiziaria in ordine alla sua responsabilità, fatto salvo che se si dovesse aprire effettivamente una fase di processo, io penso che l'APT come la Regione debbano costituirsi parte civile, perché se si va lì il danno ce l'ha avuto l'APT e la Regione. Sotto il profilo invece del futuro, torno a ripetere, forse una riflessione un po' più attenta, perché la Regione vi dà delle linee guida, ho capito, ma poi operativamente bisogna decodificarle. Allora, soprattutto rispetto a chi va a ricoprire o a chi ricopre questo incarico, direi un mansionario attento e qualche verifica in più, senza ovviamente far venire meno il principio dell'intuito persone, perché se lo vai a prendere perché ritieni che sia un professionista, poi diventa anche abbastanza antipatico trattarlo come se fosse ogni giorno un criminale. Però ecco, una forma di controllo più precisa si vuole, e attenzione, se si vogliono fissare dei limiti, a questo punto li si fissino, sapendo però che più si fissano dei limiti verso l'alto, più si apre una fase di discrezionalità, più si fissano dei limiti verso il basso, e forse meno efficiente lo strumento. Quindi probabilmente occorre un combinato disposto che sia soprattutto più informazione sulla modalità con cui uno esercita la sua professione. Bene, grazie. Io non ho altri interventi. Prego. Pruccoli. Sì, molto brevemente, grazie Presidente. Dunque, tanto per mia natura sono garantista fino a prova provata che qualcosa davvero sia successo e che sia successo qualcosa di irregolare, quindi evidentemente anche io scelgo la strada di non entrare nel merito della questione, perché appunto intanto apprezzabile il fatto che ci siano state delle dimissioni in attesa dell'accertamento, e molto molto apprezzabile che il sistema dell'azienda abbia pensato di avviare subito delle indagini approfondite interne per arrivare alla determinazione e all'accertamento dello svolgimento dei fatti. Per cui devo dire, in questa fase mi sento di dire, per quanto mi riguarda, sono sulla posizione del si vedrà se è successo, che cosa è successo, e casomai si vedrà anche nell'eventualità, come qualcuno chiedeva di fare, se mai anche per quanto tempo. Questo però, riprendo le parole
del collega Calvano, questo significa che però c'è un sistema, una rete di sicurezza e che serve ad andare a intercettare questi comportamenti che in un certo qual modo ha funzionato ed è stata in grado di intervenire non appena il problema è emerso. Si tratta in buona sostanza di, come in tutti gli ambienti di lavoro, ma ovviamente anche all'interno delle istituzioni, si tratta di agire per andare ad intercettare, nel momento stesso, a volte purtroppo, la capacità di infilarsi nelle pieghe di un sistema, di un regolamento, di un insieme di modi di operare. Si tratta di andare, capitalizzando quell'esperienza, ad agire per intercettare preventivamente la mala intenzione. Cioè, se abbiamo capito che qualcuno o qualcosa è riuscito ad infilarsi nel sistema, questo fa storia per capire che bisogna eventualmente andare ulteriormente a stringere le maglie per far sì che la mala intenzione e la premeditazione da parte del singolo, da parte di chi opera e dovrebbe essere, ma talvolta può succedere che non lo sia, garante della regolarità dei percorsi, possa appunto prendere un'altra strada. Sistema rafforzato dei controlli va sempre bene, il che non significa arrivare all'ingessatura e alla paralisi totale, ma il sistema dei controlli, anche appunto tenendo conto delle esperienze che si maturano, va sempre bene. Il tema più politico, appunto, quello che abbiamo davanti noi, posto che appunto non siamo magistratura e non siamo nemmeno coloro che devono agire durante la fase eventualmente inquirente, è se appunto questa prassi dell'educational tour sia una cosa buona oppure no. Qui sta il tema politico. Se quel tipo di investimento che viene fatto dalla nostra azienda sia un qualche cosa che porta dei risultati, che ha qualcosa di positivo in sé oppure no. E credo che anche dalla relazione di questa mattina, anche io ringrazio sia i vertici di APT che l'assessore Corsini per questa ampia illustrazione, credo che questa mattina abbiamo avuto la prova provata che questo è un sistema che funziona, che ha dato dei risultati. Cioè l'aumento di presenze turistiche sul nostro territorio al netto del calo dei turisti russi che ricordava il collega Foti, è evidentemente un dato che fa capire che la promozione turistica all'interno di questa regione funziona e ha, anzi, in un momento di grande difficoltà, ha dei numeri da poter portare in maniera positiva la nostra attenzione. Il valore dei redazionali credo che un po' lo si conosca tutti. Credo che non sfugga nemmeno che sia le testate giornalistiche che anche i telegiornali, devo dire da profano della comunicazione, ma che questi organi abbiano al loro interno degli spazi dove il confine tra informazione e promozione qualificata non è facilmente distinguibile. Questo credo che sia evidente a tutti, anche a chi non è esperto di settore o esperto di comunicazione. Insomma, penso anche solo a tutti i pezzi che vengono fatti sulla promozione della cultura, dove evidentemente, cioè negli spazi della cultura, ovviamente c'è una scelta fatta a monte e la redazione o chi firma il pezzo si prende la responsabilità di andare a calcare, a promuovere e ad evidenziare i pregi di una situazione o di un evento piuttosto che di un altro. Credo quindi, per supportare un po' il ragionamento, che nelle regole di settore in cui si opera, questo vale per tutti e quindi vale anche nel settore del turismo, bisogna starci, cioè a quelle regole bisogna starci. Se è una pratica invalsa che porta risultati positivi, quella degli educational tour, non è che noi possiamo chiamarci fuori perché c'è un rischio. E qui riprendo ancora una volta il discorso che faceva Calvano. Cioè noi non possiamo pensare che siccome ci possono essere dei problemi, allora agiamo preventivamente e non facciamo le cose. Se per le regole, per una buona promozione del nostro territorio, dobbiamo adottare determinati strumenti che fino a prova contraria sono leciti, perché non hanno nulla di irregolare, noi in quel mondo ci dobbiamo stare e quelle pratiche dobbiamo pensare di spingerle al massimo. Ovviamente fin dove? Fino al confine della correttezza, della responsabilità, dico della diligenza del buon padre di famiglia, che è quella che dovrebbe accompagnare tutti noi nello svolgimento delle nostre mansioni quotidianamente. Poi è chiaro che se qualcuno sbaglia, appunto, bisogna arrivare, perseguire e cercare di migliorare, appunto, magari
introducendo degli elementi ulteriori di barriera per far sì che eventuali comportamenti non consoni vengano identificati prima, intercettati prima e colpiti prima. Però appunto attenzione a non demonizzare lo strumento, attenzione a non portarci al sospetto preventivo su APT nel suo insieme, intesa come azienda, perché sta operando bene, ne abbiamo avuto appunto tutti quanti gli elementi per poterlo dire, credo, in maniera unanime oggi, e al momento siamo davanti ad una indagine in corso su un caso isolato, quindi su un tentativo, ad oggi un tentativo, di aggirare le regole che l'azienda stessa si era data sui controlli, e quindi questo non significa dover fare appunto buttare il bambino con l'acqua sporca. Grazie. Pompignoli. Sì, giusto due considerazioni dopo tutti gli interventi, anzi sono anche contento del fatto che dopo aver parlato comunque ho stimolato un po' la discussione con tutti i consiglieri, perché sono intervenuti praticamente tutti. Tutti comunque siamo dell'idea che questa audizione è stata importante, perché comunque ci ha evidenziato degli aspetti. È anche vero dall'altro lato che, guarda caso, tutte le volte che ci sono delle problematiche, a richiedere audizioni sempre l'opposizione, non è mai di iniziativa del centro-sinistra. Questo giusto per un appunto che devo semplicemente fare. Dall'altro lato è vero che le scelte di APT Servizi sul turismo comunque sono scelte dettate dal centro-sinistra. Come diceva il consigliere Poli, noi abbiamo idee diverse. Ad esempio, il non far parte della macro-regione alpina, secondo noi, è stato un errore. Non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista della promozione della nostra regione. Questo è un'idea diversa rispetto a quella che è la promozione, il turismo e la valorizzazione del nostro territorio. Ci sono altre idee, non era questo il caso di poterle portare qui in commissione, evidentemente, perché oggi l'oggetto della commissione è capire lo stato dell'arte, non tanto di APT Servizi, che conosciamo i numeri, conosciamo tutto, ma di quello che è successo, e quindi entrare più nel merito della questione. Non credo che si sia fatto tanta luce e tanta chiarezza sulla base di questa commissione, pertanto verificheremo poi un domani, all'esito dei vari procedimenti, quello che è stato, quello che saranno le conseguenze, e se effettivamente, e non si vuole fare un processo alle intenzioni, se verranno riscontrate queste irregolarità, come peraltro già dichiarato dalla Presidente di APT Servizi sui giornali che ci sono irregolarità, vedremo a chi attribuire le responsabilità. Tutto qua. Bene, no, solo una considerazione. Foti voleva intervenire ancora? Ah no, avevo visto un segnale, avevo capito male. No, solo alcune considerazioni, io credo, prima di ridare la parola all'assessore per le considerazioni e le risposte finali. Credo che l'impostazione iniziale dell'assessore, che era quella di scindere in due parti la discussione di oggi, quindi da una parte il riportare i fatti avvenuti dal 9 agosto in avanti e illustrare, mettere a conoscenza quello che è stato il percorso fatto sia rispetto al suggerimento dell'assessorato, che ha chiesto subito di aprire un'indagine interna, e poi l'attenzione posta da APT nell'approfondire, nel far emergere tutti i fatti, credo che sia stato un elemento positivo. Ma allo stesso tempo credo che sia stato ben messo in luce sia dalle relazioni ma anche dagli interventi. Credo che possiamo dire che su questo c'è stato un giudizio unanime, che dobbiamo tenere dritta la barra rispetto a quello che è l'obiettivo di sviluppo di un settore come il turismo, che è strategico per la nostra economia. I risultati che abbiamo visto nell'ultimo anno sono risultati importanti, quindi dobbiamo stare su questo obiettivo, che deve vederci ancora migliorare quei dati. Quindi gli strumenti devono essere utilizzati e analizzati perché essi siano quelli migliori, quelli più efficaci,
e devono essere anche gli strumenti che dialogano col mondo, perché quando ragioniamo di turismo io credo che la competizione sia una competizione che va a un livello di questo tipo. L'internazionalizzazione credo che sia uno degli obiettivi, lo diceva anche qualcuno nei suoi interventi, un obiettivo molto importante. Io mi sentirei di proporre proprio impegnarci anche su una futura commissione che potrà magari aggiornare anche la discussione sui fatti, ma soprattutto approfondire, perché credo che questo sia utile e importante per tutti i consiglieri, approfondire quelle che sono anche le misure messe in campo, le strategie messe in campo anche per il futuro, a partire anche dalle prossime stagioni turistiche del prossimo anno, d'APT, che voglio anche sottolineare uno strumento che ci viene spesso invidiato anche dagli altri territori regionali, quindi credo che sia bene ricordare anche questi aspetti e poi ovviamente se ci sono comportamenti, credo anch'io, non corretti, devono essere assolutamente ripresi, ovviamente le indagini e gli approfondimenti ci diranno poi quali sono i livelli di responsabilità e ovviamente dovranno esserci ovviamente i provvedimenti che ne conseguono. Quindi io do la parola all'assessore al direttore, al direttore Borioni, per rispondere alle tante domande e considerazioni che sono state poste. Grazie della parola. Intanto vorrei ringraziare la consigliera Senzoli e il consigliere Pompignoli per le domande puntuali che effettivamente meritano un approfondimento. Allora, per quello che riguarda i rimborsi dirigenti, giornalisti, TV pubbliche, se esiste un accordo tra PT Servizi e queste emittenti televisive, non ci sono né accordi né formali né scritti su questo, né verbali né scritti su questo. Esiste un dialogo, ci sono occasioni in cui effettivamente le segreterie di Rai, Sky, Mediaset ci chiedono un supporto per ospitare un giornalista che magari termina il servizio in notturna oppure hanno delle difficoltà a reperire le camere di albergo. Solitamente loro hanno delle convenzioni, a volte non, gli alberghi in determinati periodi non gliele danno queste qui. Allora esiste una richiesta tra segreterie che ci può arrivare. In questo caso qui abbiamo fatto queste azioni di ospitalità, ma perché proprio arrivavano delle segreterie, però gli hotel comunque avevano la fattura di APT Servizi ed erano intestate tutto APT Servizi, quindi nessun genere di rimborso c'era su questo. Per chi decide, perché non sono abituato a tutte queste domande così, cerco di dare un po' di ordine. Chi decide di ospitare? Chi decide di ospitare? Solitamente capita che è il capo ufficio stampa e direttore della comunicazione quello che decide di chi sono gli ospiti da ospitare. Però a volte capitava che ad esempio io o altri collaboratori eravamo in una fiera all'estero importante, incrociavamo un importante giornalista. È logico che riportavamo quel nominativo in APT e cercavamo in tutti i modi, vista la bontà del giornalista, di portarcelo a casa. Ecco, l'esprimo così. Ci è capitato dei giornalisti molto buoni in Brasile che adesso da loro partirà un film con la Paramount Picture, per cui dal Brasile siamo finiti negli Stati Uniti e adesso ci sarà un'importante produzione televisiva. Ecco, magari capitano anche botte di fortuna, come le chiamo io, su questi incontri che si possono fare. Per quello che riguarda l'ospitalità alberghiera di una settimana, anche per i travel blogger effettivamente abbiamo fatto, ma in questo caso qui era un giornalista Rai, abbiamo fatto dei pernotti un po' più lunghi e non c'è stato subito l'immediato riscontro di un servizio televisivo, ma bensì utilizziamo questi momenti anche per fare delle site inspection che è il giornalista stesso che ci chiede, per cui vuole andare a vedere la Wellness Valley, la Motor Valley e così per così dire lo portiamo noi a visitare le varie eccellenze. È logico, non di tutti i giornalisti ci sarà poi il servizio televisivo, questo a volte capita come in tanti giornalisti, a volte per così dire non scrivono, anche i travel blogger purtroppo non scrivono oppure hanno scritto di noi dopo 3 anni. Ecco, io non vi so spiegare adesso la regola precisa per cui ci sia una temporalità tra ospitalità e poi realizzazione del pezzo o comunicazione. A volte purtroppo trascorrono anche 3-4 anni e poi magicamente esce fuori il pezzo. Su questo
per così dire, non abbiamo proprio questo legame causa-effetto. Per quello che riguarda la FLAI, che era il servizio di Mediaset, quello lì, io personalmente avevo contattato la redazione di Mediaset per un evento. Loro mi hanno detto: guarda, non abbiamo budget sufficiente, l'evento ci interessa, ma non abbiamo budget per coprire l'evento, non abbiamo soldi per coprire l'ospitalità della giornalista, tanto più di mandare un operatore da Milano per coprire questo genere di evento. In quel caso lì è stata fatta la scelta di fornire determinati servizi che servono per realizzare il servizio TV. Sono stati fatti 7 servizi su Mediaset, perché effettivamente l'evento era piacevole, era importante, per un controvalore di 200.000 euro, quello che avevamo calcolato noi rispetto ai 7 servizi Mediaset. Quindi in quel caso lì è un costo opportunità che abbiamo cercato di valutare. Non sapevamo naturalmente dei 7 servizi, magari sui 2-3 servizi è logico, ci speri sempre quando fai questo genere di operazioni. Come sono scelti? Ce n'era un'altra prima. Come sono scelti i giornalisti esteri? Allora, in alcuni mercati che secondo noi sono particolarmente importanti abbiamo fatto, secondo la nostra procedura, per così dire, degli appalti, in realtà sono contratti atipici, abbiamo chiesto dei preventivi a delle agenzie molto importanti che si trovano su questi mercati, perché effettivamente noi tramite l'Ente Nazionale del Turismo riusciamo ad avere dei nominativi, li abbiamo anche noi. Però è logico, per avere proprio dei giornalisti buoni, molto influenti, a volte c'è la necessità di avere un'agenzia che ti supporta, una sorta di antenna che ti facilita la scelta del giornalista migliore. Questo lo facciamo per la Germania, lo facciamo per UK, lo facciamo per gli Stati Uniti, una piccola parte l'abbiamo fatto sui social media per la Cina, perché in quella parte lì effettivamente la parte social network sta avendo una pressione molto importante. Per cui in questo caso qui, su alcuni mercati che riteniamo importanti, utilizziamo anche dei centri media. Sulla scelta del ristorante, credo che il ristorante sia capito qual è. Effettivamente è stato il giornalista che, quando è stato qui ospite nostro, ha fatto questa precisa richiesta. Purtroppo non si è riusciti a scaricarlo sul ristoratore, e quindi ce lo siamo dovuti, per così dire, aver ritenuto comunque congruo che il peso del giornalista, l'importanza del giornalista potesse essere tale da poter effettuare quel genere di spesa per poterlo ospitare in quel determinato ristorante. Mi ricordo bene il caso. Poi c'era l'assessore. Finisco che cosa? Allora, criteri di ristoranti e hotel. Ecco, anche sul criterio di scelta di ristoranti e hotel, ci sono alcuni hotel, faccio un esempio su Rimini, che effettivamente danno un po' il simbolo della città, e comunque riusciamo ad ottenere dei prezzi che sono da 4 stelle anche meno per questo tipo di accordo, ma perché sono dei, per così dire, dei monumenti della città che sono coperti da sovrintendenza, e quindi si capisce il perché c'è una simbologia dietro a questa cosa qui. Ricordo comunque che nella scelta dei ristoranti, agriturismi e quanto altro, cioè noi ci giochiamo una carta quando abbiamo l'ospite e il giornalista. Cerchiamo di individuare quelli in un albo dove sappiamo che ci fanno far bella figura, oppure che danno dei servizi particolari. Ecco, quello è sicuramente una caratteristica di cui teniamo conto, però chiediamo sempre al giornalista di evitare di inserire il nome del giornalista. Questa è una pratica che facciamo del ristorante, chiedo scusa, perché secondo me non è corretta questo qui. Quello che dobbiamo far emergere è il territorio, la cucina e quanto altro. È logico che in questo periodo ci stiamo giocando un rapporto molto stretto tra enogastronomia e chef, perché tramite associazioni o anche singoli chef abbiamo una visibilità, un potere di attrarre verso questo territorio, far conoscere nel nostro territorio delle importanti riviste, e quindi cerchiamo di utilizzarlo al meglio come leva di visibilità. Questo sicuramente è importante. Proseguo, dopo passo a quella del consigliere, quando è specializzato e quando... Ecco, la divisione tra EDT specializzato e quando non è un EDT ma è un hospitality per un giornalista.
Solitamente quando trattiamo la stampa straniera è sicuramente quasi sempre un EDT perché dobbiamo prendere il viaggio, l'hotel, tutto quanto. A volte capita invece che in questa parte che è la media relation esistano anche, come vi dicevo prima, rapporti tra le segreterie dei vari telegiornali in cui ci si accorda anche per un'ospitalità su un giornalista. Ad esempio faccio il caso La Notte Rosa che finisce alle 3 del mattino per alcune riprese televisive, effettivamente magari ci sono delle richieste di ospitalità. C'era la domanda dell'indagine interna del 9 agosto, effettivamente è partita quel giorno lì perché fino a quel momento lì non risultava nulla, cioè ci potevano essere le segnalazioni che avevamo visto, ma non pensavamo nulla di scorretto. Quello si ricollega poi alla domanda del consigliere Compignoli, sì. Ribadisco quello che questa cosa qui non dubitavamo di nulla, ecco, quindi è quanto. Zanetti? Sì, io mi scuso se nell'esposizione degli organismi di controllo ho dato la sensazione di avere voluto, tra virgolette, scaricare la responsabilità sull'organismo di vigilanza, cosa assolutamente non vera. La mia volontà era semplicemente quella di esporre alla Commissione, alle due commissioni, gli organismi di controllo di cui si avvale APT Servizi e ribadisco che le procedure sono state decise, votate dal CDA e il sistema di controllo e di codice etico è stato consegnato a tutti i dipendenti di APT Servizi e da qui ogni persona, ogni componente del personale di APT Servizi, dal presidente al direttore, ai dirigenti, ai responsabili, sono tenuti al rispetto delle modalità sotto la personale responsabilità. Quindi, ripeto, è evidente che il CDA che si riunirà alla luce di questi episodi, anche in collaborazione con la Regione, che ha avviato un dialogo che riguarda proprio questo tema, per quel che riguarda le partecipate, se decide di attuare altre modalità di controllo, ma ripeto e ribadisco che ogni componente è tenuto a rispettare il codice etico e le modalità che sono state dettate da CDA. Io devo dire che ho ascoltato naturalmente con molta attenzione tutti gli interventi e sono molto confortato, diciamo, dalla discussione che si è sviluppata questa mattina, perché nessuno, diciamo, dei consiglieri che ringrazio intervenuti hanno messo in discussione il ruolo strategico di APT. Io ho colto questo primo segnale politico dalla discussione di questa mattina. Non era scontato. Credo che questo sia un elemento da sottolineare. Naturalmente, come in tutte le cose, anche il lavoro di APT può essere messo in discussione, ci mancherebbe altro. E da questo punto di vista raccolgo volentieri l'invito che ha fatto il Presidente della Commissione Bilancio Compignoli, raccolto da altri, di discutere, di fare una discussione nel merito rispetto alle strategie. Massima disponibilità, naturalmente, anzi, io non pretendo, e neppure i vertici di APT, di avere le ricette miracolose per attrarre milioni di turisti. Se ci sono, come mi auguro, diciamo, delle proposte o dei contributi che potranno migliorare le strategie turistiche della regione,
non solo quelle relative alla promo commercializzazione, c'è naturalmente non solo la massima disponibilità, ma anche un auspicio rispetto a questo obiettivo. Per fare una discussione, ripeto, politica ma di merito sulle strategie. D'altronde, insomma, pare fosse stato ricordato da qualcuno nei propri interventi, cioè in Emilia-Romagna esiste la PT regionale. Quando è partita la riorganizzazione, la riforma, la grande riforma turistica regionale, ce n'erano 9 di APT, 9. Lo dico perché in molte regioni italiane ci sono ancora le APT provinciali. Ci sono ancora le APT provinciali e alcuni miei colleghi, di qualsiasi colore politico, stanno studiando il nostro modello. Cioè, mi chiedono, ma come avete fatto, anche dal punto di vista politico, a cancellare 9 APT provinciali e farne unica regionale? Cioè, è uno strumento che funziona e che è preso come riferimento a livello nazionale. Poi, ripeto, naturalmente si può fare e cercheremo di fare sempre meglio, ecco, rispetto al lavoro fatto fino ad oggi. Quindi sono confortato perché tutti nei propri interventi hanno, diciamo, lo dico così, ecco, raccolto un po' il mio invito a tenere distinte le cose. Ecco, cioè, da una parte, come diceva il consigliere Calvano, la responsabilità soggettiva, se appurata grave, di un dipendente che ha un ruolo, che aveva, perché si è dimesso immediatamente il 9 agosto da quel ruolo, una responsabilità e appunto una funzione strategica, dalla funzione dell'azienda di promozione turistica. Cioè, questa distinzione è stata rispettata, diciamo così, ecco, nella discussione di questa mattina. Poi dopo io adesso non entro nel merito dei singoli casi, perché lo ha fatto molto bene il direttore. Poi per provare a dare una risposta anche al quesito che mi ha posto direttamente la consigliera Sensoli, se io ho conoscenza, se sono a conoscenza, diciamo, delle strategie o comunque delle azioni di APT Servizi, naturalmente ne sono a conoscenza, nel senso che le cose che vi ha illustrato questa mattina il direttore rispetto ai vari mercati non se le ha inventate il direttore, cioè non nascono dal caso, prendono origine da una delibera della Giunta che approva il piano operativo della promozione turistica della regione. L'approva su proposta del Comitato di Concertazione Turistica, che è il tavolo regionale, che domani sarà, diciamo, sostituito da un'altra cosa, ma comunque la cui funzione rimane quella, composto dai territori e dalle associazioni di categoria che rappresentano le imprese turistiche di questa regione, che propongono alla Giunta un piano di azione. Prima era annuale, adesso siamo passati dal piano di azione annuale al piano di azione triennale, perché le politiche e gli obiettivi strategici della promozione turistica non possono avere il respiro di un anno, soprattutto se li pensiamo traguardati ai mercati internazionali. Faccio un piccolo esempio, noi abbiamo, piccolo ma significativo, noi abbiamo fatto quest'anno un investimento forte sul mercato tedesco, di lingua tedesca, per provare a recuperare quote di quel mercato, un investimento importante che, sommando le diverse azioni, non solo, non tutte dell'APT, ma diciamo del sistema turistico, è stimato in circa 1 milione di euro, verificheremo i risultati. Posso già dire che abbiamo avuto già nel primo anno un incremento significativo delle presenze dai mercati di lingua tedesca verso l'Emilia-Romagna. Probabilmente di quelle azioni che abbiamo fatto ce ne sono alcune da confermare, ad esempio il treno, anzi da potenziare. Forse qualcuna di quelle azioni non ha dato
diciamo, risultati efficaci e quindi la ritareremo, la cambieremo. Però quell'iniziativa, quell'investimento, che è stata una scelta politica scritta e decisa dal Comitato di Concertazione Turistica, quindi dalla Regione che lo coordina e che lo, diciamo, indirizza, ma condivisa dagli altri soggetti, pubblici e privati, è una scelta che noi porteremo avanti almeno anche nei prossimi 2 anni per dare continuità a una progettualità finalizzata ad aggredire quel mercato che sappiamo quanto è importante per la nostra regione. Quindi le strategie sono naturalmente decise dalla Giunta su proposta del Comitato di Concertazione, i mercati sono decisi all'interno, diciamo, di questa strategia, i prodotti da promuovere sono decisi all'interno di questa strategia, perché se l'APT ha fatto diversi educational sulla Wellness Valley, portando nei centri termali più eccellenti della nostra regione questi giornalisti, lo ha fatto perché a monte la strategia politica della regione è stata quella ed è quella di promuovere la Wellness Valley. Poi naturalmente io non so il nome e il cognome dei giornalisti che vengono invitati, e ci mancherebbe altro. C'è la struttura operativa di APT Servizi che si deve occupare di questo aspetto. Ho sentito, nonostante... Ecco, no, io non, ecco, mi fermo qui, faccio un'ultimissima considerazione sul caso specifico e sul tema, invadendo un po', diciamo, il campo. Ecco. Io ho seguito ovviamente con grandissima attenzione le vicende di questi ultimi giorni, di queste ultime settimane, a partire appunto dal 26 luglio, giorno della presentazione dell'interrogazione, e devo dire che con l'attenzione giusta, no, che questo, questa cosa meritava, che APT, lo dico con la certezza di quello che dico, ha un sistema interno di controlli che si sono accentuati, si sono rinforzati dopo che le aziende in-house providing sono state assimilate agli enti pubblici e quindi controllo analogo, assolutamente in regola, forse qualcosa in più, diciamo così, rispetto alle normative. Un sistema che funziona, ce l'ha descritto prima la Presidente, 3 livelli, diciamo, di controllo. Detto questo, nulla toglie, e ci lavoreremo, perché partendo comunque da questo principio, da questa constatazione, cioè che l'APT fa le cose in regola rispetto alle normative, sul sistema dei controlli e sulla trasparenza, nulla vieta che si possano valutare degli ulteriori strumenti che rafforzano il sistema presente attualmente e, ripeto, perfettamente in regola con le norme previste a livello nazionale e regionale. Anche per raccogliere un po', diciamo, l'invito che durante gli interventi venivano fatti e anche per, come dire, fare tesoro dell'esperienza, ecco, dei fatti che sono successi, rispetto ai quali naturalmente io non sono quello che deve dare un giudizio, perché ci sarà fra qualche giorno il Consiglio di Amministrazione che farà le proprie considerazioni e poi, diciamo, prenderà i necessari provvedimenti. Grazie. Grazie, chiudiamo qua la commissione.